te l'ho detto, dobbiamo guardare. Secondo me è andato, perché anche al minimo adesso fa tanta luce. Ogni volta che salta la luce si resetta, si accende, fa casino, quindi il faretto di Amazon da 15 euro ci ha abbandonato. Vado a recuperare la mia tisana. Ma posso accendere la luce o sei mezzo nudo? Sì. Posso accendere la luce o sei mezzo nudo? Vabbè, sappilo. Facciamo così, quando vuoi tenere le luci accese. Questo fa anche caldo. Ciao Lemmy, come va la vita? Alza il clima se vuoi. È ancora lì. È proprio il minimo per far girare un po' d'aria. Mi mangiava, era tanto che non mangiava Lemmy, non ero soddisfatto, vero? Soddisfatto del tuo cibo. No, ne ho dati due. Era quello col leone, col papillon. No, Vale. E Luca, direi. Tra l'altro, lei mi ha trovato sta posizione in cui è nell'inquadratura, nonostante non abbia la sua webcam. È riuscito a ritagliarsi un angolino di spazio. No, la luce non ce l'ha mai, cosa c'entra? No, è sempre lì, però si vede che fra una cosa e l'altra, a forza di spostare la videocamera, adesso riprende anche questo angolo qua che prima non riprendeva. Ciao, ciao Mark. Dicevo quello. E quindi è riuscito a intrufolarsi dentro il coso. Hanno messo fuori la line-up dell'Hellfest, che non mi ricordo quant'è. E vedere che c'è. Aspetta, ho visto una roba che mi aveva fatto star male. Hellfest 2022. Line-up announced. 350 band. Ah, ci sono gli Avenged Sevenfold davanti ai Korn. Vabbè.
Gli sono... Ah, è vero che... Niente, devo fissare sta cosa che ogni volta mi rimette il monitor sbagliato. Cioè, ci sono gli Avenged Sevenfold davanti ai Korn, Deftone, Dropkick, ma ci sono anche gli Offspring. Aspetta, ingrandisco, vabbè, dopo vado di là. Ci sono gli Offspring, i Faith No More davanti ai Megadeth, vabbè, anche qua, lasciamo perdere. Maximum di Hormone, Code Orange, Ginger, Lacuna Coil. Ma questo è 2019? Detentor, Pass, Complet, Dupi? Cosa vuol dire, scusa? Ma quello vecchio questo? No. Hellfest 2022, cosa vuol dire sta roba? Non capisco. Biglietteria 7 luglio. Ma che cazzo sta parlando francese? Prevendita 6 giugno, non lo so, non capisco. Non capisco. Non capisco. Oh, ce n'è World Runa. Bomba. Ma no, però vedi, c'è qualcosa che non va perché c'è i Megadeth anche qua, quindi c'è qualcosa che non va. No, c'è qualcosa che non mi torna. Basta 2021. Dove? Ciao Gabi, domani l'esame? Di che? Boh, non capisco. Non capisco, mi sento molto stupido. Ah, di terza media, vabbè, allora direi che non mica un problema. E non interrogo in cosa? Sono anche cosa si studia le medie? Non capisco, non sono quelli giusti. Vedi che c'è qualcosa che non va. Non capisco. Cioè, o veramente li fanno suonare due volte. Effettivamente sono sotto lineup 2022. Li faranno suonare in più giorni. È che non capisco la roba scritta qua sopra perché è in una lingua a me sconosciuta. Beh, comunque ci sono i Guns, Metallica, Sabaton con i Bring Me the Horizon. Cosa c'entra? L'editoria aperta al pubblico, no? Si detiene la Sì, ok, ma è sta parte qua, sta roba qua. il passo di Sì, non capisco sta parte qua. Vabbè, fa niente. Poi c'è un suicide attendance. Pensate ad aprire un cioè Warzone. Sembra interessante la Warzone come palco. Eh sì, ovvio. Sì, c'hanno 200 palchi. Obituary, Death to All, At the Gate, Grave. Cazzo. Sopra Obituary? Loro sono gli Electric Wizard. Electric Wizard. Perché li conosco. Obituary. Cazzo, sta giornata qua ci andrei molto molto interessante. Anche questo, Madonna, c'è David Townsend e Dying Fetus, i Coroner, figo. C'è anche la giornata Black. Enslaved, In Extremo, no, non so chi siano. Merciful Fate, Madonna, suonano ancora. Carcass, Napalm Death, vabbè. Senti, il primo stream che ho guardato così tanto è che ho followato per primo. Cos'è questo? Non so. Ah, questo è un concerto che c'è nel 2022, quindi facciamo in tempo a morire tutti o a vedere altre due pandemie prima del 2022. Vabbè, in realtà non c'è neanche chissà cosa, ma aspettavo di meglio. Cioè, ci sono ovviamente delle bombe, c'hanno i Metallica, Black Label Society, Guns, vabbè, ormai Guns è una roba abbastanza ridicola. E tra l'altro i Korn, chissà chi suonerà al posto dei Korn, fa vedere se dicono qualcosa. Korn, Fieldy, mi si dicono... Korn, L'esame Fieldy... forse Ma meglio, ma anche per non il so, concorso. non so cosa studiano in terza media. Cosa si studia in media? Figurati se me lo ricordo.
Madonna, le medie. K-pop group 17 have introduced a point. Cazzo, lo sentivo da qua dalle cuffie. Eh? Saget? Vabbè. Ah. Lo sentivo le cuffie appoggiate sulla scrivania, lo sentite da qua. Una tesina al medio. No, io non ho fatto una tesina mai medio, non ho fatto proprio niente. No, 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 zero totale. No, le medie. No, a parte che non ho ricordi, come ben sappiamo, di tutto quello che succede, quindi mi ricordo giusto giusto da dalla prima super già il biennio delle superiori. È abbastanza annebbiato il tutto nel biennio di storia, non so cosa si studia, cosa avete studiato di storia? Dovete fare prima a dirci che di che batteria poi fai la tesina. Dai, hai già fatto, immagino. E cosa facciamo? Volevo andare a giocare a Phasmo, ma che palle, da solo non ho tutta sta fotta. Già si arriva Piero. Vabbè, dopo dato le torri gemelle, sembra che ti abbassi di porta avanti. Abbiamo finito con l'attentato delle torri gemelle, cioè, ok, finito lì, è iniziato dove, scusa? C'è qualcosa che non mi torna. Sì, hai fatto la cacca, Lemmy, vieni qua. Siamo tutti molto contenti che hai fatto la cacca. Vieni qua, dai. Vieni, dici quanta ne hai fatta. La mia tesina parla di mio bisnonno e la Romania nella seconda guerra mondiale. Lemmy, basta. Siamo qua. Vieni qua con noi, dai. Vieni qua con noi. Dai, fammi. Faccio una partita Phasmo a caso. Non lo so. Nel senso, abbiamo finito il programma con l'attentato. Attentato. Mancano due T in attentato. Un po' in giro per la parola, mancano due T. Nel senso, le torri gemelle. Dammi. Basta. Basta. Vieni qua. Hai fatto la cacca, vieni qua. Torna su, torna nella tua scatola. Non abbiamo iniziato con la rivoluzione francese. Sì, ma porca troia, ha fatto 300 anni. Ma se non lo so neanche, non mi ricordo niente di niente della rivoluzione francese. Ma niente totale, cioè non so proprio un cazzo di niente io della rivoluzione francese. No, non me lo ricordo. Non me lo ricordo. Che data, eh? 1789? Eh? 1789? Io mi ricordo, sì. Però lo possiamo chiedere. Vabbè, Gabi lo saprà, lo spero, mia. Rivoluzione francese. 1789, quando è finita? Che risposta è quando hanno preso la Bastiglia? Lo so anch'io, in che anno hanno preso la Bastiglia? Questo non lo so. Allora, perché si sa quando si inizia e non si finisce? Scusa, la seconda guerra mondiale sappiamo bene quando finisce, è importante anche quello. La dichiarazione. Ma cosa cazzo stai dicendo? No. Che caduti, l'unica cosa che è caduta sono i miei maroni. 99 comunque. Ma lo sapevo. Sì, lo sapevo anch'io dopo che l'ho letto. Ma di che? Ma nessuno si ricorda ste date, dai. Puoi chiedere a Gabi il ruolo di... No, Aeroteca non ti si sente, va bene, non ti si sente e basta. Non dire cosa a caso, non la conosce nessuno la rivoluzione francese, neanche i francesi la sanno.
Allora, fammi vedere qua. Madonna mia, ci sono 200 patch. Ma che cazzo? Ho patchato tutti i giochi. Ci ho patchato ieri. Oggi c'è da patchare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 giochi. Ma che cazzo? Dai, fammi... non ho ancora visto sta cazzo di mappa. Fra una cosa e l'altra, che c'avevo la linea impallata ieri. Fammi fare un giro rapido. Allora, va bene, vai. Che cazzo di risoluzione l'hai messo? Graphics? Casa? Vabbè. Are you sure? Yes. Sono sure. Vediamo se va il microfono. Per qualche motivo va... Dacci un segno. Ma un cazzo non va. Dacci un segno. No, va. Ma neanche l'altra volta andavo. Non so perché è impazzito. Il microfono non va più. Vabbè. Pace. Pace è bene. E dai, andiamo a... A guardare sta mappetta nuova. Create public, create private. Create private. Ciao Luca. Fasmo, avremmo fatto due lavoratori. Volevo almeno vedere sta cazzo di casa nuova. E l'altra sera, sì, non è finita benissimo. E cos'è che dovevo aggiungere? Flash, fotocamera, ce l'abbiamo. Non mi ricordo cosa ti dà all'inizio, vabbè, che se ne frega, mettiamo. Fotocamera, lighter, candele di legno, anche di no. Sti qua. Ciao, così. Facciamo... C'è di base lo spirit box. Mi ricordo un cazzo. Salt. Sì, perché c'ho le missioni adesso. Giusto. Strong flashlight. Motion sensor. Ah, missione anche motion sensor. Forse anche il sound, non lo so, ma mettiamolo che se ne frega. Ghost writing books. Infrared light sensor. Non mi ricordo assolutamente cosa sia. Il microfono. C'è una missione del microfono. Vabbè, mettiamolo. Head mounted camera. Ah, ha cambiato il nome, è vero? Una volta si chiamava tipo Action Camera, una puttanata del genere. Vabbè, select job, adesso ovviamente non ci sarà quella casa. Willow Street House, invece già, ok. Professional. Va bene, andiamo dai, così vediamo la mappa nuova. E poi documentiamo il tutto e... e mettiamo su YouTube se va bene. Non credo andrà bene. Sono abbastanza certo non andrà bene. Anche perché è super incazzato il gioco rispetto a quando ci giocavamo un po' di tempo fa. Possiamo provare a scaricarlo su portatile rivale per aiutare le prossime volte. E per avere qualcosa da fare. Ah sì, probabilmente va tranquillo anche su un portatile. A parte che voi avete quelli da gaming vecchi, vi hai detto, sì. Quindi mi sa che andrà quasi sicuramente, dai. Allora, find evidence of the paranormal with an... Ok, MF, detect ghost con il motion sensor e bisogna farlo camminare nel sale. William Wilson. Andiamo a trovare il nostro amico William. Uscito dalla casa giusta, sì. Molto bella comunque. Fa molta più atmosfera rispetto all'altro. Non so dov'è il generatore. Questo potrebbe essere un problema. Ma vabbè, questo possiamo buttarlo lì così a caso intanto. Accendiamola. E questa non lo so. Ciao Federico. È vecchiato ma abbiamo messo 8 giga di RAM, SSD. Ma secondo me non dovrebbero esserci troppi problemi a far girare sto gioco, dai. Qualcuno mi sa dire dov'è il generatore? No, qua c'è la lavanderia. Qua c'è un pezzo di porta. Di cose. Ah, qua c'è una tanica, guarda. Sono quelle che vende Jäger. Serve un pre-generatore. Non ho mai capito la roba di Tarkov che adesso c'è una valuta nuova. È giù? No, secondo me non era giù. Secondo me ieri avevamo acceso che eravamo su. Ho garage o seminterrato. Ah, ok, perfetto.
Allora. Vabbè. E c'è anche la cassaforte di Tarkov. Si sta trasformando a Tarkov. Si sta trasformando in Tarkov poco alla volta. C'è anche un osso. E andiamo a vedere giù allora se c'è il generatore. Scorreggine mentre si scendono le scale. Magari c'è anche la tavola Gigio qua. Allora, il generatore l'abbiamo trovato. Tavolozza? No. Niente tavolozza. C'era un'altra porta? Dov'era? Qua. Okay. Ciao, Doc. Niente di problema anche qua. Dobbiamo ricordarci di prendere la fotocamera per l'osso. Hanno aggiornato molto. Hanno aggiunto una mappa, due fantasmi e altre cose. Modifiche varie al gameplay, niente di troppo esaltante. Ma sta roba, scusa. Ah, è proprio lì, ok. Non ci si interagisce neanche. Il vero problema è che se mi attacca qua dentro non ho idea di dove andare. Oh, provate a parcheggiare un po' più vicini. Cioè, se lo mettevano che il culo del camion era qua, non facevano prima. Facca boia. E cosa dobbiamo fare? Non mi ricordo più. Motion sensor e sale sicuramente. Però intanto bisogna scoprire dove è il fantasma. Potrebbe essere una roba utile. Quindi andiamo in giro con sta roba. Ah, mappettina tra l'altro piccola. Che ci sta, perché alla fine la prigione, che era quella grossa che hanno fatto, non è stato proprio un gran successo, secondo me. Un po' mi era anche mancato vedere giocare a Phasma. Ma è che, cioè, quando aggiungono qualcosa, un giro ce lo faccio, così tanto per, per controllare cosa c'è di nuovo. Dopo un po', però, sì, cioè, ovviamente, diventa abbastanza monotono. Molto alla svelta. Il problema è che non mi va neanche il microfono, quindi non posso neanche parlargli. Incazzato a buco. Quindi è tipo qua. Fammi intanto aprire sta porta, così mi nascondo se arriva. C'è un posto per nascondersi? Tipo là dietro l'armadio, boh. Apri la sequenzana in zona, minchia. Ho sbattuto un po' di porte, fatto casino. Io le sentivo qua dentro, comunque. Perfetto, non l'ho chiusa io la porta. Ok, perfetto, abbiamo capito dov'è. signore, dovrei provare la temperatura. No, è andato via. Vabbè, abbiamo capito dov'è. C'era anche l'osso, giustamente. Ciao, ciao Basilare. Grazie mille. Sì, quindi, allora, questo lo mogliamo qua. Il termometro in realtà non ci serve più, quindi buttiamolo via. Quindi questa la mettiamo qua. Oh sì, dai, ci sta. Speriamo che si veda qualcosa. Cioè, tipo, mi attacca che sono qua. Cosa faccio? Io muoio. Cioè, cosa faccio? Perché in sta mappa non ci sono armadi. Non ci sono armadi, mobiletti, armadietti, cose del genere dove nascondersi dentro. Ah, sarà super incazzato. E quindi sì, è un po' un casino. MF fatto, allora motion sensor e sale. Vediamo se per caso ci abbiamo già. Beh, spero che spawnino lì, dai, Dio Cristo. Sembra no. Dovrebbe mettere uno in fondo al corridoio che guarda in qua, vabbè. Il motion qual è? Non mi ricordo questo. Quello no, di sicuro. Quello è quello sonoro. Questo è il motion sensor e... facciamo il sale. Andiamo a mettere il libro, dai, facciamo così, anzi. Ah, ci sa cosa, le missioni le lasciamo dopo, prima cerchiamo di scoprire che fantasma, facciamo così. Che anche se non mi va il microfono dovrebbe comunque funzionare la spirit box. Sembra una cazzata, ma dovrebbe andare. Siamo di nuovo qua. Allora, ah, in realtà è comparso qua, ma non è sicuro il 100% che sia qua il fantasma.
cercando. No, bisogna piazzarlo così, ok, perché se lo butti per terra secondo me non va. Ah, però forse devi premere comunque V. Dove sei? Non mi va il microfono, c'è un cazzo da fare. Poi provo a metterlo a posto. Vabbè, lasciamolo lì intanto. Andiamo a prendere qualcos'altro. Dicevo che non ci sono mobiletti dove nascondersi, però hanno detto che ci sono delle nuove meccaniche per nascondersi dietro le cose. Sì, che cose? È quella la vera domanda, perché faccio una pila di merda e mi ci nascondo dietro. Allora tu, facciamo la foto, ma facciamo dopo, chi se ne frega. Facciamo questo. Andiamo a piazzare il sale. No, no, ho acceso una luce che fosse una. Mamma mia, chi se ne frega. Ci va giù più in fretta la sanità così. Proviamo a metterlo da queste porte, perché secondo me è qua in fondo in realtà. Secondo me ci sta trollando ed è dentro una di queste stanze. E madonna, quanto ne metto di sale? Ah, ok, è finito, via. Cosa che avevo? Ah, questo, ok. Potrebbe essere anche sulla finestra, forse. No. Boh, forse si deve... No, 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 veramente. Non riesco ad aprire. Mi sento. Mi avrà sentito. Chi lo sa? Mi sa che fa male ai bambini, no? Basta che ne dai poco, no? A meno che non glielo lanci veramente molto forte. Panicato tantissimo perché non so dove nascondermi adesso che non ci sono gli armadi. Ho capito. Ok, madonna, cazzo di attaccare io. Basta che non inizi ad attaccare a spam, perché sennò adesso non riesco neanche ad uscire dalla casa. Accendiamo a caso. Sai Roblox? No, non ce l'ho Roblox, no. Ah, vedi, è lì dentro. Sapevo che c'era il trucco. Quando si è fatto vedere ci stava solo trollando. Sì, sì, ho sentito, vai tranquillo. Ma sì, ma non ero neanche bassissimo di sanità, secondo me. È stato abbastanza incazzato. Ciao, Ross. Sono venuto a vedere la mappa nuova. Dai, una volta ogni tanto ci faccio un giro. Credo che sia giunto il momento della pilonina. Andiamo. Ok, sala abbiamo fatto. Manca il motion sensor, volendo. E poi tutte le prove per capire che cazzo sia. In realtà adesso che sappiamo dov'è, possiamo fare così, guarda. Andiamo a sbattere il crocifisso. Mi sto citando solo a vederti, quindi non c'entra fasmofobia, cioè so proprio solo vedere me. È buon gusto. Io non ho Windows per giocare a fasmofobia. Ah, ok, beh, ci sto. Ma tra l'altro su Roblox hanno fatto le copie di tantissimi giochi, in pratica. Che mappa è? Quella nuova. Sono venuto su Fasmo perché ha messo la mappa nuova e volevo vederla. Quindi noi diciamo che il nostro amico sia qua dentro. Tiè. Ci potrebbe stare. Oh, dobbiamo sempre fargli la foto. Dobbiamo ricordarci. All'osso. Mostrare che Gesù è forte. Non so. Non credo sia una buona tattica, ti dirò.
Cosa c'ho in mano? Sta a fare qua. Bella. Niente, portiamo tutto dentro. All'osso o all'osso? Facciamo una foto a te che tieni in mano l'osso. Così vale doppio. Beh, portiamo di tutto in camera. Fare la foto all'osso $10 in più, se non mi ricordo mai, non mi ricordo, non ho mai imparato quant'è. Tra l'altro adesso ci sono le stelle alle foto, cioè ti danno il voto, non mi ricordo se era così una volta, vedi? Ci sono le stelle e ci sono tipo le missioni, fai una foto a 3 stelle di qualcosa. Magari il fantasma cambia perché quella da una stella gliela fai così a merda quando compare, e invece magari quella a 3 quando attacca, roba del genere, non lo so. Sto dicendo cosa a caso, però potrebbe essere. Non ho preso dei treppiedi. Che palle. Vabbè, tanto devo spostarlo quello dentro, non serve niente lì. Bene, torniamo dentro. Quanto siamo? 70. Andiamo a vedere cosa ci dice. Abbiamo solo il libro per il momento, sì. Così diventa anche famoso. Magari. I gatti dove stanno? Beh, uno è qua, scusa, non lo vedi? Uno è qua nell'angolo, nascosto. Ah, calzare forse, bisogna fare la foto, non so, adesso faccio foto a tutto. Ci risolviamo il problema, guarda, foto. 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 Qua? Cosa combinavi in camera tua, eh? Noi troviamo il calzino che è fosforescente con sta lampada. Abbiamo 2 prove, mi pare di capire. Cos'altro mi sono portato dietro? Niente di utile. Molto bene. Hanno messo oggetti nuovi? No. Non credo. No, no, no. Li ho guardati prima e sono sempre gli stessi. Oggetti no. Hanno aggiunto 2 fantasmi e cambiato un po' il gameplay. I dettagli onestamente non me li ricordo. E ho messo sta mappa. Dobbiamo attaccare adesso che sono nell'angolo, cortesemente. Posso di merda per mettere la videocamera, questo sì, però ormai siamo qua. E andiamo avanti con il nostro piano. Vecchio, non posso parlarti. Dove sei? No. Però secondo me se tengo premuto un po' la V, il gioco si accorge che non mi va il microfono e mi parla lo stesso. Almeno l'altra volta aveva fatto così, visto nothing detected. Dopo che tieni premuto un po' la V, si accorge che non stai parlando, non ti va il microfono. Sì, è vero, una bella postazione da gaming. Col triplo monitor. Ma che figata. È un pro sto tizio. Era un pro. No, poi non è vero, non è morto lui. Cosa sto dicendo? Non c'entra niente. Allora, sempre dire, adesso attacca, no? Dove andiamo? Cioè, qua in garage. Ci possiamo nascondere dietro la macchina, secondo voi? Chi lo sa? Possiamo nasconderci dietro il frigo? Cioè, dove cazzo ci nascondiamo? Perché se attacca che sei in questa stanza, c'hai un cono stradale nel culo, perché non sai veramente dove andare. Vabbè, ciullalo e scappa. Sì, infatti ci serve tanto di quella roba da incularsi in queste case e poi sparire. Beh, abbiamo comunque 2 indizi. Guarda, questa qua è a 2 stelle. Per... Anche l'osso ha 2 stelle, perché? Ah, ma forse cambia. Cambia proprio in base a quello che fai. Cioè, non è la qualità della foto, ma a cosa fai la foto. Ci sta. È appena passato davanti a motion sensor. si è sentito il beep. Infatti abbiamo fatto la missione. Ah, guarda se ci sono le cose. Abbiamo fatto tutto. Siamo dei professionisti. Cosa c'era? Spirit box? No, fingerprints. Ghost writing e ghost orb. È un Antu. Fantasma nuovo. Posso uccidere il moscerino che gira? Cosa vuol dire? No. Dov'è? Ammazzalo tu, il moscerino. Vai, credo in te. Non è vero, ma... Sì, rimanere in casa. Sì, esatto. Andiamo a fare una partita LOL. L'osso 2 stelle. Cosa sono? Un hotel? St-
Che stronza sta cosa delle stelle. Ma forse è, in realtà è uguale a prima. Magari non è cambiato niente. Cioè, magari vuol solo dire che questi sono foto da $10. Questa non è niente. Non mi ricordo se prima te ne dava. Invece la foto al fantasma è da 3 stelle perché magari te ne dà 20 o 15. Adesso non mi ricordo quanti te ne dava. E cose del genere. Semplicemente ha messo le stelle per capire meglio sta cosa. Non lo so. Bisognerebbe leggere, non sono troppo aggiornato. Comunque è un fantasma nuovo, non ha fatto assolutamente niente. Ha cacciato una volta ma non l'abbiamo visto. È stato molto emozionante. Torni su Fasmo, non ci sarebbe abbastanza gente adesso. Secondo me non ci sarebbe abbastanza gente per poter fare qualcosa di interessante. Non ho raccolto l'osso. Mi sono dimenticato di raccogliere l'osso. Vabbè. Rip. Foto $15. Ah no, perché erano 2 foto da 2 stelle, quindi... È strano. Non lo so, non capisco. Vabbè, pazienza, non lo sapremo mai. Total time in light, 6 minuti. Total time in dark, 10 minuti. Ho acceso le luci solo alla fine, in effetti. 1 minuto e 36 nella stanza del fantasma. 10 minuti e 37 dentro. Ah, quindi tutto questo tempo nella light in realtà è stato fuori. Cioè dentro alla luce ci sono stato 22 secondi. Ok. Perché ti conta anche il tempo nel camino in pratica. Cioè quando sei fuori casa. 3 eventi del fantasma, 3 ghost event, che cosa possono essere stati? Ah, quando si è fatto vedere la caccia. E poi non lo so. Una caccia, 42 interazioni. Avete visto 42 interazioni voi? Vabbè. E dai, facciamo un altro giretto che non è stato troppo emozionante questo. Piero c'è sempre? Sì, sì, gira, gira. Che lavora, spesso col lavoro che fai inizia a lavorare quando gli altri smettono, quindi tipo le 6, 7 inizia a lavorare e arriva sul tardi. Fotocamera, non mi ricordo se c'è sta roba, portiamo dietro tutto. Facciamo prima 2 crocifissi, videocamera, spirit box dovrebbe esserci, sale, matchstick, 2, 3 piedi questa volta, motion sensor per la quest, sound sensor perché non so se c'è una quest che ce lo chiede, libro, infrared, non lo so, me li porto dietro perché magari ha messo delle quest, non so. Mi ricordo che ne avevano aggiunte, ma non mi ricordo quali, onestamente. Beh, comunque abbiamo provato anche lunedì sera a giocare a Phasmo e la mia connessione a un certo punto ha deciso di non andare più. A un certo punto non riuscivo neanche a parlare con gli altri su Discord perché c'era la connessione che non andava. Non so poi se sono andati avanti loro o no. Cioè, direi di sì, un pochino sono andati avanti. E io invece ero troppo impegnato a tirare delle madonne. Col fatto che non si può, cioè che non serve più il termometro. Cioè, che altro oggetto prendiamo adesso? Vabbè. Andiamo con la videocamera. Che te devo dire? Allora, EMF ancora. Crocifisso, interessante. E lo smudge stick. Nancy Smith, bla bla bla. Ok. Sono però davanti a Azzo. Che Azzo? Mi sono perso un Azzo. Abbiamo finito la partita quella sera, ok. No, no, io ero veramente in Madonna. Ah. Ah. Magari la torcia. La prendiamo. Tipo proprio la manina vuota, quella per lo slot vuoto, non la manina, perché non c'hai 3 mani, credo. C'è proprio lo slot vuoto della torcia. Bloop. Andiamo, vediamo se si incazza subito come quello di prima. Vabbè, questo intanto lo lasciamo qua, poi al primo segno decideremo cosa succede. E anche qua adesso, niente, facciamo un altro giro. Porto dentro tutto, dai, facciamo così. Mi sembrava un osso, invece era un riflesso.
Sì, è una cosa nuova. Secondo me questa qua della torcia l'hanno aggiunta da poco. È da poco che serve la torcia in sto gioco. È per quello che me la sono dimenticata. Magari tre gambe, infatti. Tre gambe, sì, dipende se la terza è prensile. La mia non è prensile. Ammetto che non ci ho mai provato, ma non è prensile. Al massimo puoi usarlo come appendiabiti, poi tipo appenderci il cappello, cose del genere. Facciamo così. Ah, il generatore. Corretto, generatore. Non è segnato qua, quindi in teoria dovrebbe essere piano di sotto, infatti. Perché senza generatore la casa rimane fredda ed è un casino. Già, già, già. Qui è fantasma. Si può seguire su Twitch e lasciare il follow. Ma secondo me non c'è la Twitch. È morto da troppo, non c'era neanche internet quando è morto. Per i cappelli è perfetto, esatto. È utile. L'unica cosa per cui è utile. Anche qua bisognerebbe capire quanto ci mette a scaldarsi casa, tipo. Perché in realtà da quando hanno cambiato sta cosa non abbiamo praticamente più giocato, quindi non so come funziona la temperatura adesso. Ma questa cos'è che guardavo anche prima? Ah, l'accetta. Sembrava tipo un osso gigante. Infatti dicevo, ma che cazzo, sembra tipo una gamba. Boh. Niente, comunque per rendere più interessante il gioco dovevo mettere che la tavola Ouija spawn in ogni mappa. Quello sarebbe molto molto interessante. Che cosa si può dietro? Ah, il libro. Sì, però anche questo non. L'MF mi sembra la cosa migliore comunque a sto punto per trovare. In che senso, fantasma? Cosa stai cercando di dirmi? Ma sai? C'è dell'attività? Avrei mai detto. Ah, aspetta, aspetta. Ah, mi ha lasciato l'impronta. Però abbiamo capito dov'è. Abbiamo capito dov'è e non è una cosa bella perché sta infestando un corridoio. Odio quando infestano i corridoi. In sta stanza ci si può nascondere. Sì, ma mi vede fisso. Se ci entro proprio sicuro che mi vede, vabbè. Non abbiamo poi molte alternative. Sarebbe figo se con un aggiornamento si potessero tipo cambiare i modelli dei bot. Eh sì. Ma se lo facessero moddabile sto gioco, sai che figata. Quello sarebbe veramente una figata. Cioè meno umani. Infatti la cosa tri. Ciao cavva, ti voglio bene, ben arrivato. Una delle cose bruttine è che sono tutti uguali i fantasmi. Cioè sono, indipendentemente dal tipo di fantasma che sono, i modelli sono sempre gli stessi. E sono tutti umanoidi. Quindi sì, quello infatti non è bellissimo. Si vedrebbero proprio dei mostri incazzati. Allora, videocamera. Anche se non funzionerà mai. E invece, mamma mia, mamma mia. Che cazzo di abilità che ho a mettere le videocamere. Cosa abbiamo trovato? Ghost Orb e qual era quell'altra? Temperatura. Quindi Phantom, Mare o Yurei. Ok, quindi l'MF serve. Spirit box. Niente fingerprints. MF spirit box e libro. Ok, MF spirit box e libro. Abbiamo uno smudge stick solo, eh. Attenzione. Chi se ne frega, usiamolo per questo. Voi, niente, potete stare qua, guarda. Un po' perdere tutto. Eh sì, esatto. Sì. È un problema, secondo me, non so quanto facilmente risolvibile, perché direi abbastanza. Scambi modelli. Però poi è vero che si incastrano, picchiano, attaccato le cose o altro. Guarda quella roba. È tipo l'ombra del mio smudge stick. Guarda sulla parete lì a sinistra. Posto. Vabbè, no. Un altro mistero è stato risolto. Facciamo due foto, vedere se mi dà qualche soldo in più. Ah, è vero che non dura un cazzo adesso. Questo l'hanno cambiato, l'ho letto da poco. No, messo fuoco a casa.
E lo smash stick d'incenso dura pochissimo. Dura tipo 6-7 secondi, proprio solo il tempo per cui ha effetto. Peccato che tu non faccia videogiochi, cavolo. Ghostwriting, quindi è uno Yurei. E volendo ci manca crocifisso. E beh, cosa fai? Non lo fai? ti danno questo crocifisso. Che fai? Comunque è veramente minuscola sta casa. C'è un cazzo da dire. Un crocifisso qua. Un crocifisso qua. Ok, lo sposto un po' più là il crocifisso. No, vabbè, c'è già lì. Dovrebbe andare bene. Acqua, dobbiamo... Ah, non è quella qua. È qua. Dobbiamo fare un sacco di foto. Fammi correre tutto il tempo, fammi spegnere la luce, così si incazza di più in fretta. Ah, ha tirato giù lui, secondo me, prima che spegnessi. Madonna, prendo sempre un colpo. Sì. È veramente una delle poche cose che continua a dar fastidio. Ancora 64 sanità, minchia. Perché tutto il resto, dici, vabbè, c'è le porte che sbattono, così non so niente che. Il problema è che questo qua c'è proprio il volume alto e ce l'hai nelle orecchie. Quindi se sei distratto e stai pensando ad altro, il sobbalzo viene comunque. Welcome. Mica tanto. Allora, guardiamo se funziona tipo questo. Tre stelle. Forse solo perché gli sono andato vicino. Allora aspetta, guarda, se faccio una foto così. Due stelle. Così. Zero stelle. Ehi, stronzo. Oh, madonna. Che cazzo. Ha funzionato il crocifisso per caso? Sì, guarda che è rotto. Ho detto una cazzata. Dio Cristo, ho fatto io un colpo perché credo stesse attaccando, quindi mi sono spaventato e ero convinto di essere morto. Era nuovo sto verso? No, c'era già. Già non so se è stato uno degli ultimi aggiornamenti, ma c'era già. Dai, vecchio, fatti vedere. Non posso neanche parlargli per farlo incazzare. Si attacca dove andiamo? Boh, andiamo in una camera. Perché in teoria tipo il crocifisso si... Si rovina? Si vede, no? Adesso se funziona il crocifisso. Non ne sono sicuro al 100%, però in teoria sì. Sono sicuro... Dai, sei un figlio di puttana. Oh! Non so, credo di essere morto. Voi cosa dite? Dai, vaffanculo, va. Che cazzo era proprio lì? Cioè, volevo andare giù per dove... Dove c'era il garage, c'era proprio lui davanti la porta. Che cazzo. Vabbè, rip. Welcome back. I've prepared some jobs for you. The ghost was a Yurei? Ah, ma non ho scelto. Obiettivi. Ah no, ok, sì, me l'ha dato. Sì, sì, ok, mi ha dato la bomba, si fantasma. Comunque figlio di puttana perché c'hanno due crocifissi lì. E non me l'ha non ha proccato il crocifisso. Perché questa missione è quella del crocifisso. E non ha proccato. E ce n'erano due. Erano due crocifissi lì intorno a lui. Cioè dove poteva essere quando ha attaccato? Erano lì. Cioè erano lì. Vabbè. Fabio, lei mi ha dato coraggio. Ma sei lì che dono in un fan cazzo. Fosse utile. Vero Lemmy? Sei utile? Mica tanto. Perché non sei utile? Saluta Lemmy. Non sta neanche dormendo, tra l'altro. Guardalo che è lì. Con l'occhio vispo pronto a far casino.
dice niente, eh? Non dice niente, eh? Tu gliel'ha appoggiato in testa. Ah, che tedio. Ciao, ciao cane. Va bene, dai, facciamo un altro giro che mi sono imbruttito. Figlio di... fotocamera, lighter, candela, non credo che servano ancora niente le candele. Non lo so. No, servivano qualcosa. Ah, conti come al buio per alcune cose. Tipo, devi essere... quando vuoi parlare al fantasma, cose del genere. E invece conti alla luce per la sanità. Quindi in realtà se uno volesse fare i pro servirebbero. Ah, i crocifissi li prendo. Sono rotti, non vanno. Bastardi maledetti. Vabbè, solita roba qua. Libro. Ah, ne posso prendere uno solo, ok. Questa roba anche se credo che non serve, vabbè. Ci torno, vaffanculo. Voglio capire come funziona il nascondersi in quel posto di merda. Tra l'altro la vocina qua della radio è bassissima. Hanno abbassato un botto. Tu ci hanno ancora imbruttito perché quel cazzo di crocifisso, cioè, due crocifissi, quei cazzo di crocifissi non ha fatto niente. Perché mi ha mandato una foto? Perché mi ha mandato una foto? Non c'è nessuno. Ah, ok. C'era Zelda Viola. Non l'hai visto col vestito? Ho capito, girati dall'altra parte, lo sai che c'è la luce lì. Altro l'ho messo però tutto il minimo. E cosa stavo facendo? Devo prendere qualcosa. Mi si impiglia la barba al microfono. Non posso stare con la barba sciolta. Mi si impiglia nell'impalcatura qua del microfono. Andiamo. Sto cazzo. E dicevo, hai visto quel vestito da vichingo? Beh, ci sono mille foto, dai, di me vestito da vichingo. In realtà basta andare su Instagram, ci sono 200. Le videocamere, giusto. Beh, in realtà facciamo un giro con l'MF. Mi sembra la soluzione migliore al momento per capire dove sia il nostro amico. Questa era la stanza dei genitori, guarda, c'è l'armadio figo, cassaforte. E non c'è la postazione da gaming, ma c'è il portatile per lavorare. Ma dici che ti è cresciuta un botto la barba? No, no. Ah, da quando l'avevo tagliata. Calcola che erano più o meno così. Più o meno me la sono tenuta una spanna, quindi mi è cresciuta di tanto così. 10 cm abbondanti, sì. Oh, un osso sul letto. O hanno un cane. O c'è qualcuno di molto maleducato. Per me è sempre uguale. Non sai che le donne hanno più occhi per queste cose. Accendiamo le luci. Il generatore, Fabio. Il generatore. Ah, perché è vero, voi siete arrivati. Sì, dopo me l'ho tagliata, è vero. E vaffanculo, non è qua. Ovviamente, l'unica volta che vengo giù. Vediamo se c'è la tavola. Sì, voi siete arrivati. Sì, dopo l'estate, quindi sì. E la. Bel posticino di merda, eh. Minchia, 10 cm? Infatti, non le vedo io ste cose. Ma neanche io, in realtà. Cioè, anche io ogni tanto mi guardo allo specchio e dico, boh, di buono, non ricresce più. Poi me la misuro e. Ah, ok, come non detto. Poi cambia, in realtà cambia poco legata oppure no, perché tutti giustamente dicono quando ti fa la treccia dovrebbe essere più corta, tipo perché ovviamente perdi in lunghezza o altro, però
cambia talmente poco che non fa differenza, sciolto no. Anche perché poi la faccio abbastanza stretta la treccia, quindi non cambia. Però sì, anch'io non me ne accorgo. Poi vabbè, ovviamente, vedendomi tutti i giorni sono quelle cose che non noti. Beh, il nostro amico un po' di merda. Repel the ghost with a smudge stick while it's chasing someone. Quindi caccia via il fantasma con un incenso mentre sta cacciando qualcuno. Non credo farò quella missione. Sale e... solito evento del fantasma. Va bene, quindi cose buffe non dobbiamo prenderle per le quest. Quindi andiamo col... col solito, che in realtà ho già portato dentro. Non manchi tu. E mancano anche le... senti, la luce è per i principianti. Andiamo senza luce. Non ci interessa. 85. Voglia. Tanto abbiamo quella UV. Ha dato giù al generatore sto figlio di puttana? O non ho mai acceso le luci io? Non ho mai acceso le luci io? Ok, scusa fantasma, non volevo offenderti, colpa mia. Clic. Adesso se cortesemente puoi non dare giù al generatore, sennò sono una merda. Ah, osso sul letto, foto e puoi raccoglierlo. Potrebbe essere utile questa volta. Dov'è che si scende di qua? Ok, dov'è la luce? Era subito qua, vero? Sì. Ok. Che poi dicono tanto di me, ma sono sempre ossessionate con le dimensioni loro. Oh, ma ti è cresciuta la barba, hai i capelli 2 cm più lunghi. Chissà perché c'hanno un occhio così buono, eh. In che stanza era? Non lo ricordo. Era questa, vero? Sei un bastardo, sei un figlio di puttana, sei un bastardo, sei un bastardo. Riesco a mettere giù il libro senza luce? Avrò il libro in mano, no? Così? Sì? Bella. Via. Ah, ma solo questo è spento. Ma pensa te. Ho convinto avesse dato giù a tutto. Questo dove lo sbattiamo? Non ci si vede niente qua. Tipo così. Boh, speriamo che si veda qualcosa. Mettiamo fuori la luce che... ma era qua? Perché ho qua? Sì, ha chiuso la porta per forza. Ok, era qua, va bene, ho capito, non c'è bisogno di incazzarsi. Ha anche scritto sul libro, perché sennò stavo dicendo mi sembrava piano di sopra. Vabbè, non gli piace la luce accesa, va bene, lasciamo spenta. La musica è interessante, eh? La musica è interessante. No, perché sono uscito con questa torcia, devo lasciarla dentro. Vabbè. Allora, guarda, intanto abbiamo il libro, segniamolo prima che me lo dimentichi. Ghost Writings. Beh, un evento fantasma, per fortuna l'abbiamo visto. Sale, ok. Ha lasciato luce accesa, ha chiuso la porta, pensa a testa... puttanazza, o puttanazzo, cosa sei, puttanazza, Lisa Brown, pensa a te. E sale. Allora, il crocifisso lo metto lì dentro, se non funziona mi incazzo, ok? Andiamo sempre con la torcia UV, dai, andiamo con la torcia UV. C'era un tizio che aveva fatto tipo delle challenge. Che estraeva tipo tre oggetti a random e poi doveva... che andare in missione con quei tre oggetti. Era figo, prima che si uscivano tre oggetti completamente inutili, cioè... era un suicidio. C'è sempre l'osso, tra le altre cose. Qua c'è lo spirit box. Hai fatto la foto all'osso? No, infatti. Infatti.
Tanto ho notato adesso che voi avete volume molto più alto di me. Perché io ho il volume fisico proprio qua delle cuffie che avevo abbassato oggi e non ho rialzato. E quindi voi avete il volume più alto di me. Di parecchio, anche me ne sono accorto adesso. Accendino, glow stick, microfono direzionale. Esatto. Sì, sì, se uscivano robe del genere, cioè cosa fai? Allora, questo mi serve più. Questa la teniamo e andiamo a prendere... andiamo a prendere... la torcia. Ok, ci sta, ha senso. Tra l'altro non ho controllato giù le impronte, questa qua sono... sono fuori allenamento. Guardiamo se per caso non ha chiuso la porta. Che... ok. Sono sempre state le ghost orb stasera, no? Shade, Yurei, Yokai, Antu. Madonna. Va bene, direi che ci serve ancora tutto, quindi mi pare di capire. Sale, non c'è ancora andata. Una pillolina, ma chi se ne frega. Torcia, temperatura, vabbè, intanto si vede. Andiamo a fare le foto. Andiamo a fare le foto. Ah, c'è una roba, prendiamo la pillolina, adesso andiamo a fare le foto. Li possiamo fare in tranquillità. Oh, c'è il crocifisso lì sotto. Io posso sperare questo giro funzioni. Perché sennò tiro delle gran madonna. E dobbiamo portare giù anche lo spirit box. Che stanza era questa? Ma c'è la musica? Foto 2 stelle, va bene, non lo so onestamente. Al libro serviva, non mi ricordo. Posso farlo rotolare giù? No. Molto bene, allora tu vieni giù. Nothing detected. Va bene, sta aprendo nessuno, ma va bene. Prendilo l'osso, Dio buon. Sta meccanica non mi è ben chiara. Mi posso. Grazie. No, no, sta meccanica qua proprio non mi entra in testa. Scappare su queste scale mi viene infarto. Talmente lento. Nothing detected. Ha pestato il sale. Ah, è vero che ci può essere anche questo. Se stai girato in su, grazie. Boop. Temperatura? C'è freddo qua dentro? No. C'è freddo qua dentro. Andiamo a prendere cosa? Niente, in realtà abbiamo tutto qua. Temperature, spirit box, EMF. Me ne manca una, quella è l'ultima indizio. Dove sei? Dove sei? Dove sei? No, funziona. Adesso tengo premuto un po' la via, vedete cosa dice. Se funziona o no. Non devo stare qua dentro. Ehi, signorina. Lì, Linda? Qualcosa brown? Linda Brown? Lisa Brown? Signorina Brown? No. Non dà segni di vita. Ma è un gatto che sta scorreggiando o sta russando? Madonna. Che cazzo è? Sembra un palloncino che si sgonfia. C'è un attimo la luce perché così guardo. Mentre guardo il libro di lato capisco se sta attaccando. Ah, fingerprints, cazzo, ho lasciato... ah, sono quelle sicuro. L'avevo buttato prima qua. L'MF continua a sbombellare, ma...
Ehi. Oi. Dai, vaffanculo, vado via. E ti lascio una luce. Stronza. Direi di aver fatto tutto. Sì, tranne lo smatchstick, ma lo smatchstick se lo fa poi quello che mi pare dalla radio. Anche perché non so bene come funziona. Cioè, dopo che attacca, se lo accendi... Adesso non so più se blocca la caccia o no, perché adesso l'hanno nerfato a 5-6 secondi. Però cosa vuol dire? Che lo fa andare via? Perché poi lì nella missione c'è scritto repel. Repel vuol dire scacciare. Il problema è... lo scaccio per sempre o lo scaccio per qui 4-5 secondi e poi torno a rompermi la minchia? Diciamo che per la scienza si potrebbe provare, dite voi. L'ho detto io in realtà, però andiamo a provare per la scienza. Non so neanche se il crocefisso è proccato oppure no. Dobbiamo andare a rompere il cazzo la signorina, però. Non abbiamo scelta. Quindi niente, dobbiamo farci attaccare. Spegniamo la luce e corriamo. Credo siano i due metodi più veloci per farsi attaccare. Se scappiamo, tra l'altro, dove andiamo? Non ho ancora imparato. Questo è il bagno. Ah, sì, ah, ok, c'è solo bagno e due camere, ok. Stavo pensando a una stanza in più che in realtà non esiste. Vedi, se arriva, tipo, la scacciamo e poi corriamo. Cazzo devo fare? Sai che c'è molta scelta. Non credo fosse mio questo passo. Aspetta, stiamo al buio. Abbiamo detto buio e correre. Che correre non sembra, ma ti fa andare giù a buco la sanità. Poi spero di ricordarmi con che pulsante si accende sto coso. Allora, questo... basta, grazie. Ah, guarda, adesso non ti spegne più la torcia quando cambia oggetto. Bomba. Prima se prendevi la torcia e poi cambiavi oggetto, te la spegneva e dovevi riaccenderla. Dai, Linda Brown. Lisa Brown, fa qualcosa. Lisa Linda... ci devi cortesemente attaccare. Tutto questo per 10 dollari. Noi siamo sicuri che sia qua sotto, perché questa roba non veniva da qua sotto. Però sta continuando ad accendere e spegnere la luce lì. Non è che sta infestando tipo le scale e in realtà si è solo spostata quando ha scritto sul libro. Non mi convince la cosa, sarò sincero. Ha dato giù tutto? No. Credo che aspetterò l'attacco della signorina da qua sopra. E poi mi chiudo in bagno. Anzi, mi chiudo in camera. C'è una camera... vedi, tipo nella camera dietro l'armadio, secondo me è un posto dove ci si può nascondere in sta mappa. Perché mi pare di capire che abbiano dato più importanza alla line of sight, cioè al fatto che ti vede oppure no, in pratica. Però sì, bisognerebbe fare un po' di prove, giustamente. Pim pim. Stiamo qua ad aspettare che la Lisa Linda Brown si incazzi correndo al buio. Tra l'altro appena inizio ad attaccare so che panico e accendo sto coso. Che invece secondo me funziona solo se sei vicino al fantasma. Beh. Cos'è successo? Sei stato tu, Luca? Prediction Star. Ah, è vero, bomba, è quella che puoi giocare i punti canale, è vero. Se guardate sopra la chat c'è il coso per votare coi punti canale. Però non vedo cosa... non vedo neanche le opzioni. Ma perché? Ah, poi non vedo neanche le opzioni, pensa a te. Sì, è proprio una roba fatta da far usare tipo i mod così, non... non potevo fare niente. Cioè, probabilmente devo cliccare qualcosa che non ho visto, però vabbè. Dai, Linda.
Ah, e poi com'è che funziona? Che tipo finita la partita, se scegli l'opzione quella giusta, tipo si vincono punti canale, no? Una roba del genere. Oh, Linda. Dotona giù. Ma che se non sei giù mi incazzo però. E se mi nascondo nella stanza qua di fianco? Ah, vaffanculo, ti spengo la luce e vado via. Quindi devo sopravvivere o morire per farvi perdere punti? Oh, ah, ma perché c'è crocifisso? Vuoi vedere che è stata fermata la crocifisso? Stiamo a vedere come si muore. Visto che è rotto. O è solo buggato dentro al terreno. Chi può dirlo? Adesso ti fumi una lampadina. Dice niente. Non lo so. Andiamo nella stanza, quella che fa proccare gli attacchi, che è quella da dove non si può scappare, giustamente, no? Ok. Non avete più curiosità come sono messo, perché... Vedi, minuti che sono lì dentro. Trentasette, media, 39. 40, media, 37, va bene. Lo dici tu, va bene. Sicuramente è stata bloccata la crocifisso allora. È impossibile che non abbia attaccato. Mi ha aiutato che ci crepi la caccia. Molto bene, ti ringrazio. Ah, guarda che c'è il cosino di fianco. È quello che hai votato, no? Il fantasma ha trovato tipo un carrione e si è messo a giocare con quello. Ce ne sta sbattendo il cazzo di noi. Fa vedere? Predicted sdraiato F. È vero. Che bomba. Che tra l'altro non me la fa più rivedere. Vabbè. Ma come siete logati con due account con cellulare? L'avrei fatto anch'io, ma non ho fatto in tempo. Non so come. Dov'è? Partito, avevo il dito sulla F, pronto per accendere qualcosa. Ok, perché appena sentivo, vedevo qualcosa, ero proprio lì col dito. Sai quello che basta, qualcosa che parti. Ok, partita Annie e mi ha fatto accendere incenso. Vaffanculo, capo. Cazzo, ma... Non è che non ho mica fatto la missione per colpa tua adesso. Così? Ma che... Cioè? Ma che senso? Cosa devo fare di più? La Madonna! Va bene. Cosa devo fare? Cioè, ero dentro una stanza, nascosto dietro l'armadio, ho acceso l'incenso. Quindi in teoria non dovrebbe. Non era lì fuori a tipo seguirmi. Vabbè. Va bene. Non l'ho capita, onestamente. Non l'ho capita. Brava, Vale, che hai vinto. 50 punti. Va bene. È stato interessante. Mettiamola così.
stato abbastanza interessante. Facciamo l'ultima, dai. Non voglio più andare in sta casa di merda. La odio. Ma piuttosto vado a una farmhouse. Sto anche finendo la roba. Della luce UV, due crocifissi, videocamere. Finite le videocamere, ovviamente. Spirit box c'è di base, non mi ricordo. Sì. Finito il sale, devo prendere il sale. Anche l'incenso. Anche i treppiedi, sale, incenso, treppiedi devo prendere. Ok. Va bene. Sale, incenso, treppiedi. Sale, incenso e treppiedi. Tutto sale, incenso, treppiedi. Facciamo un paio, ce l'avevo già. Dai, se frega, non ci voglio guardare. Andiamo. Che inculata. Devi ringraziare, calma. Beh, in realtà non sarebbe cambiato niente, immagino, perché c'è. Beh no, forse sì, perché mentre ero dietro l'armadio. No, l'avrei aspettata fuori. In realtà non so cosa sarebbe successo, l'avrei aspettata fuori. Non saprei, onestamente. Non saprei. Ma sai che non perdo mai occasione per darti la colpa, Cavva, quindi vaffanculo. Missioni strane. Motion sensor, foto e repel the ghost with a smudge stick. È andata bene l'ultima volta. È andata proprio bene, vai tranquillo. Ma allora la torcia in realtà per l'inizio possiamo anche far senza. E poi andiamo dentro le videocamere e boh, la torcia qui. Mi sento un pochino scammato da quel fantasma, devo dire la verità. Ma più che altro perché non capisco cosa dovevo fare, cioè quello che mi sta sul cazzo, eccetera. Non è morire, cioè sti cazzi, è proprio il perché. Ok, mi ero dimenticato questo dettaglio. È tornato Lore. No, ciao Cronos, grazie, mi cago in mano a giocare da solo, quindi guardo qualcun altro giocare, mi cago in mano comunque, ma almeno non mi paralizzi. Sensazione comune, vai tranquillo. Tra l'altro ho visto i tuoi video su YouTube, mi piace un sacco, grazie. Grazie mille. E ovviamente grazie per i beat. Ciao Piero. Ti sei appena perso. Dio cazzo, 95%. Cioè, ho fatto in tempo a mettere un piede dentro. Ti sei appena perso il gioco che mi ha scammato. Rivoglio indietro i miei soldi. Ma sì, portiamo dentro roba, che se ne frega. Ah, devo guardare dov'è il coso qua. Ok, nella stanzina quella buffa a sinistra in fondo. Andiamo. Io sto montando la sedia. Ho preso la sedia nuova. O la tua? Stanzina buffa, abbiamo detto. Stanzina buffa è il termine tecnico per questa parte di casa. Comunque i quadri sono sempre molto belli in sti posti. E poi qua a sinistra. Molto molto belli i quadri. Ma no, c'è il bagno qua, scusa. Non era qua? Oddio, cosa mi sono perso? Ok. C'era un'altra stanzina buffa qua in fondo. Nuova, ma super low budget. Vabbè, ma low budget per te è inarrivabile per noi comuni mortali, quindi. Votate il pronostico che vincete punti canale. È vero, fa, ma lascialo. Lascialo per tipo 5 minuti. Io spero di non morire nei primi 5 minuti. Non so quanto l'hai messo, l'ho detto a caso, in realtà non. Non volevo dirti come fare il tuo lavoro. Quindi andiamo in giro con l'MF adesso. Che merda sta cosa qua della temperatura. No, ci sta, perché sennò il termometro era l'unico oggetto che serviva. Qua c'è un osso. Osso in cucina.
ricordiamoci, foto e soprattutto raccoglierlo. Cucù. 70 euro non sembrano proibitivi. Non lo so, non lo so. Non lo so. Hai messo 2 minuti e non avevo visto, te l'ho detto. Sì, ma infatti mi sono accorto a metà frase che era uscita abbastanza aggressiva come frase. Non... non era quello che intendevo. Ehi, porta aperta. Stava facendo la cacca il fantasma. Vabbè, diamo per scontato che sia qua dentro. Mi stiamo portando sulla roba, dai, ci sto. Ricordami il costo della tua? Poco di più. Capito, dai, dica, io sono stato... Vuoi che facciamo i conti di quante ore sono stato seduto al PC io? Quello là era l'osso, ok. Tu giri, vedi il mondo, parli con le persone per lavoro. Io sto... Sto tutto il giorno qua seduto al PC. Le mie chiappe si meritano questo. E molto altro. Ma il molto altro non me lo posso ancora permettere. Fantasma, io sto portando tutto su. Se poi tu non sei su, mi girano i maroni. Sappilo. E non mi sembra che tu sia su. Perché non sta succedendo niente qua. Ok, forse sei su. Scusa, sono dubitato di te. Ok. Va bene. Ti credo. Potresti essere qua in zona. Non sono sicurissimo sulla stanza. Cucù. C'è nessuno qua? L'osso, l'osso. Ricordati l'osso. Sì, vabbè, sono troppo inquietanti queste foto, ma cosa sono? Dovresti gentilmente fare qualcosa per fantasma, perché sennò qua... La situazione si fa complicata. Magari sei qua dentro. Ma no, dai, senti, ho lasciato la cosa lì, sarà per forza lì. Mi sembra mica una roba corretta, però questa... Un po' un'inculata, eh? È un pochino un'inculata questa. Qua non suona niente, mi sa che... Mi sa che ce l'ha buttato. Allora, questo non mi serve più. Facciamola via. Copri l'MF con la cam... Ah, ok. Beh, era due, non... Tra l'altro stasera non è servito a niente l'MF. Non ti viene di girare con il termometro? Ehi, stronzo. Sì, però adesso all'inizio le case sono fredde, quindi aspetto un po' che si riscaldi e poi lo vado a prendere. Tra l'altro devo prendere la fotocamera per l'osso. È che di solito si capisce anche senza. Per adesso si è sempre capito anche senza, quindi in realtà non ci pensavo neanche più al termometro. La verità è che lo odio, è un oggetto che odio. Questo è il mio vero amore. Non riesco a... Questo è il mio vero amore. Che nonostante i 12 buff è ancora una merda inutile. Fotocamera, facciamo la foto all'osso così ci togliamo il pensiero. Ho messo la videocamera, sì, ma nel posto sbagliato, vero? Sì, perché l'ho messa in bagno. Cioè, sbagliato, non si sa, in uno dei due posti possibili. Che aveva messa nel bagno. Comunque siamo già al 60% di sanità. Mi prendo la pillolina senza vomitare la pizza, magari, che così sto tranquillo per un altro po'. È comunque una storia d'amore migliore di tua. Ma anche la storia fra me e la mia pizza è una storia d'amore migliore di tua. No, il crocifisso, se è nella posizione giusta, dovrebbe funzionare sempre. Prima l'ho preso in culo perché non ha funzionato. Però in teoria dovrebbe funzionare.
si è addirittura alzata la temperatura lì dentro. Pensate, quindi c'era le... aveva aperto questa porta e ci aveva lasciato l'impronta lì. Un bastardone. Dio Cristo, l'osso, Fabio. Perché ce l'ho questa cosa che stasera non mi ricordo le ossa? Ed era in cucina. No, quello lì. Tanto io ho sempre costantemente lo shift pigiato in sto gioco, quindi la sanità mi va giù a bomba. Poi prendilo, vero, 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 vero. Ce la posso fare. Non ce la posso fare stasera. Oh, avete visto che su Tarkov Sanitar tipo immortale? Il secondo messaggio, quello del giornale, riguardo le droghe da combattimento, eccetera, era riguardo l'Ordoblos, come si chiama? Orbodl, qualcosa del genere, non so, un nome buffo. E... è troppo facile, Vale, non sarebbe valida come cosa. Mi ho dimenticato il follow, bella, grazie. Il secondo giornale, il secondo pezzo di giornale, quello dove parlava di quella roba lì, era dedicato a sto seringone che adesso si porta dietro Sanita. E praticamente quando se lo prendono sono tipo immortali. Tipo le guardie di Sanitar, perché poi ovviamente anche le guardie di Sanitar hanno la possibilità di avere i suoi seringoni. Quando se lo tirano, e c'è uno che ha fatto il video, ha tankato 8.000 danni prima di morire. 8.000, io non so se avete idea di quanti siano 8.000 danni su Tarkov, ok? C'è il video di Sanitar che si prende un caricatore di Ash in faccia. Un caricatore di Ash in testa, di headshot, e non muore, corre via. Quindi, se, diciamo che... al momento, se si vede Sanitar su Tarkov, bisogna lasciarlo in pace. Ah, motion sensor ha funzionato. Pensa a te. Dobbiamo fare una foto e poi lo smash stick. Ok. Ah, dobbiamo spostare anche la videocamera. Portiamo sul crocefisso, già che ci siamo. Eccoci qua, è arrivata la ROS. È quello che dà il malus random e il mal... no, non è uno random. Ah, forse sì. Forse quello che... forse l'hanno cambiato allora, forse ha modificato quello lì, mi pare. E il problema è che adesso uno dei debuff random è che muori ogni tanto, perché lo puoi trovare, no? Puoi usarlo anche tu e muori. Proprio non c'è un altro modo per dirlo. Tipo corri, a un certo punto fai proprio sacco di patate steso per terra. E quando non è proprio istantaneo, però vedi tipo la vita, le varie barre di vita che fanno tipo tutte così, una dopo l'altra, e quindi tipo un secondo, massimo due, e sì, sacco di patate. E infatti ogni tanto si trova anche Sanitar morto in giro, perché se l'è tirato e ci ha lasciato le penne così. Allora, io mi sono perso, cosa stiamo facendo? Temperature non ci dovrebbero essere, perché ero appena andato dentro. Un bel time out per la ROS. Ah, tra l'altro ti volevo dire, qua su Twitch di sicuro c'è il modo per darlo tipo di un secondo, perché quando dai il time out a qualcuno tipo nasconde tutti i suoi messaggi, quindi basta che dai il time out di un secondo e nascondi i suoi messaggi, se bisogna nascondere i messaggi di qualcuno. Adesso ci devo guardare anche su YouTube, perché se succede qualcosa come l'altro giorno, tipo basta dargli il time out di un secondo e vengono nascosti i messaggi, così non c'è bisogno di dare tipo 10 minuti di time out o altro, se l'obiettivo è nascondere i messaggi. Abbiamo detto, non abbiamo niente, fingerprints basta, però possiamo guardare la videocamera. Ok, Ghost Orb stasera non ci deludono mai. Poltergeist o Antu, quindi ci serve l'EMF? No, niente EMF. Spirit Box, sì. Spirit Box o scritte ci servono. Bene, andiamo a vedere. Come facciamo? Ah no, però devo fare la foto a fantasma. Dai, libro, speriamo che ne basti uno. Niente, è arrivata la ROS, è iniziato il delirio, va bene.
abbiamo detto Spirit Box che però non va. Questo è un casino. Niente. Stiamo qua dentro e speriamo che in qualche modo funzioni. Teniamo premuto la V così rompiamo il cazzo a fantasma. Dove sei? Dove sei? No, niente, non c'è speranza. Aspettiamo un po'. Si attacca, moriamo. Come sempre. Uno dei due però bisogna che funzioni, eh. O tu bisogna che andate. Andiamo a prendere l'altro libro. Vorrei mettere anche un'altra videocamera così vedo i libri dal camion che metti serva. Ah, tra l'altro non so se avete visto, Labs è free adesso e c'è Glooker a Labs, quindi c'è un po' di macello. Giusto un pochino, niente di troppo. E l'altro libro abbiamo detto. Come siamo messi? 80 ancora? Merda. Ho preso la pastiglia prima per non morire. Adesso invece siamo troppo alti. Ah, credo di avere tipo survival rate più basso di Tarkov. Secondo me sono tipo intorno al 20-25% ultimamente. Non so che cazzo sia successo, muoio di continuo. Ma sta porta tra l'altro aperta, io no. Potrebbe essere qua dentro. O potrebbe. Boh. No, non mi convince. C'è da dire che lì non sta succedendo niente. Proviamo. Perché qua è 5 gradi. Qua invece. Ah no, qua no, guarda. No, a posto. Pare che appena buttato qualcosa per terra là. L'ha buttato per terra. E dove li metto i libri? Mettiamo uno qua imboscato. Ehi, ciao. Tutto bene? Foto. Ma che snick va? Che corre sul posto. Va vanculo, va. Che andava così, eh. Oddio. Dai, fa troppo ridere quel coso, cazzo era. Sembra Lemmy quando parte di scatto stile cartone animato che corre sul posto. Allora, siamo davanti ad una scelta qua. Cosa facciamo? Riproviamo? Ci schiattiamo un'altra volta? Comunque, visto lo Spirit Box dopo un po' funziona. Basta lasciarlo lì che va. 3 stelle questa volta. Ah, guarda, visto 2 fantà questa, 3 questa invece, perché è più figa. Vivere o morire, dica, mi sa anche a me. La sanità è scesa, ma neanche di troppo. Solo 60 sono. Vabbè, proviamo, tanto cazzo. Siamo qua a fare, scusa. A te non mi serve più. Andiamo all'avventura. Almeno la mia è a quel livello. No, nella vita reale ero già intanto sommerso da una pila di merda, poi dentro al camion, in tangenziale per arrivare a casa, senza neanche pensarci. Allora, adesso siamo sicuri che è qua, quindi il piano è farla attaccare. C'è un crocifisso qua dentro, direi di no. Hai rotto il cazzo, eh? Ti sei agitato tutto d'un colpo. Tra l'altro chissà se il sesso del fantasma corrisponde al nome. Non ci ho mai fatto caso. Quindi dobbiamo farci attaccare e poi correre via. Dove andiamo? Andiamo tipo giù per la scala, ci facciamo seguire. No, qua sotto poi non ci si nasconde da nessuna parte. Brutto forte sto posto. Stiamo qua in cima.
Andiamo in bagno. Andiamo in camera. Che prima. Sto cercando di capire perché la partita prima sono morto, no? Perché mi ha visto entrare in una stanza. Sarà per quello? Boh. Non so. Quindi vorrei fare la strada lunga, vorrei andare in giù. Il problema è che probabilmente ci schiatto andare in giù. Sono lampadine o corde per impiccarsi? Quelle sono le cose antimosche. Vedi? È tipo lo scotch per le mosche. Ma è abbastanza schifo. Poi chissà da quanto tempo è qua. Il giorno in cui si baccherà il gioco di fantasmi che caccieramente sono le camere, sono una pessima giornata. Ma c'è stato un periodo in cui la gente moriva fuori dalle case. C'è stato un periodo in cui il fantasma usciva di casa. Tipo nelle case quelle di città morivano nel... si chiama? Nella tettoia. Oh, che è? Una finta? E la gente moriva nella tettoia davanti a casa. Ci sono le foto di gente morta nel... nella stradina che va dall'ingresso fino al camion. Quindi sì, non era proprio divertente come cosa. Ecco, mettiamola così. Niente, siamo qua a camperare alla porta della nostra amica, che non so neanche come si chiama. È che spengo la luce, in realtà non la vedo. Voglio tenerla accesa così capisco un po' meglio cosa succede, forse. Tra l'altro se anche mentre caccia va alla velocità di prima non mi raggiunge mai. Era praticamente ferma sul posto. No, io voglio vedere cosa fa invece. Pensa a te. Il mondo è piccolissimo. A concorso ieri ho incontrato una ragazza con cui ho fatto i tirocini un anno fa. Lei non è passata sicuro. Beh, così. Quella stronza. Beh, ci sta che alla fine se fate più o meno lo stesso lavoro, dai. Cioè, se mi dici ho incontrato l'idraulico che mi aveva messo a posto il lavandino della cucina 5 anni fa, è un conto. La ragazza con cui ho fatto il tirocinio ha sbagliato 7 domande su 20. Ah, perché ha già controllato anche lei. Ciao Marcello. Per caso conosci Destiny 2? Sì. Ovviamente abbiamo anche dei giocatori di Destiny 2 in chat, se non sbaglio. Lo conosco ma non ci ho mai giocato. No, in realtà ci ho giocato tipo 2 ore. Non l'ho mai portato avanti. Dai, su, tizia. Ma ammazzare un moscerino. Come fanno a riuscire a ammazzare un moscerino? Sì, immagino sia velocissimo. Ant-Man. Abbiamo tantissimi giocatori di Destiny, quindi... Ci sei tu ad agosto? Quando suono, Marcello? Ehi, 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 ehi! Non la vedo. Non la vedo. Non la vedo. Vai via. Ok, quindi l'ho fatta scappare. Attenzione. Riuscirà Fabio ad essere vincitore e non morire male questa volta? Corri verso la porta di uscita.
il sondaggio presto? Non l'hai già fatto. L'ha già fatto prima. Dovevi votare prima, Cabba, cosa che non hai fatto. Che professionista, mamma mia, visto che roba. Guarda qua che tu hai anche fatto la missione. Abbiamo rischiato le palle per $10. Ma ne valsa la pena. Aveva messo il fantasma, yes. Molto bene, molto bene. La bambina che ti corre contro. Aspetta, volevo vedere il nome. Barbara White. Sì, era una donna. Yes. Photos $20. Bone evidence insurance $10. Yes. $10. Ah no, che poi non sono 10 perché sono vivo e fiero. Fabio è vivo e fiero. Esattamente. Il sondaggio ha decretato questo. Ah, ma avevi vinto, quindi vale. E non mi fa vedere chi cazzo chi vota cosa. Non so, è un sistema strano. Perché sono 10, 20, 30, 40, 60, 80. Scusa. Quindi quant'è? 8, 16. È tipo per 3. Però mi ha tolto $20. Perché? Non capisco. Beh, comunque sì, tipo $30. E la bambina sembra quella del piano di sopra, dicevo. Sarebbe una gran figata se fosse così, ma è abbastanza random. Usi cheat, sei troppo fermo con la telecamera. è solo questione di abitudine. Ho vinto di nuovo, bravo Vale. Hai creduto in me e ne valsa la pena. Ma tra l'altro quanto si vince? Che non è idea. Se fa un'altra partita votiamo ancora. Adesso ne faccio partire un'altra. In realtà 220 banane per una serata di lavoro non male. Sì, sicuramente considerando che rischi di morire. Diciamo che, insomma, ci penserei, ecco, mettiamola così. E cosa facciamo? Facciamo l'ultima, dai. Facciamo, direi che facciamo l'ultima. Dai, che devi andare a giocare a Tarkov? Allora, già andrei, perché ho abbastanza voglio giocare a Tarkov. Il problema è che appena wipano giocheremo solo a Tarkov. Cioè almeno io giocherò solo a Tarkov. E quindi sì, diciamo che ci giocherò abbastanza, ecco, mettiamola così. Più putti più vici, ho puntato 100, vinto 150. Sì, cioè, però immagino vada a percentuale. Ah no, a caso, puntato 100 e vinci 150. Che rapporto è, scusa? Un rapporto strano. Considerando che un accendino costa $15. Sì, sai che non ci avevo mai pensato sotto quel punto di vista. 46 interazioni col fantasma, 2 eventi, una caccia, madonna che noia. Sì, considerando che una candela sono $15 e un accendino 10. Però le fotocamere sono economiche, solo 40. Sì, c'hanno i prezzi un po' strani. Un crocifisso in legno $30. Del sale 15. Oh, bisogna che andiamo in sto posto qua a vendere del sale. Ce ne carichiamo un po' qua da noi. E poi andiamo là. Una pillola. Che ti fa stare sano $45. Microfono 50. Ecco, alcuni sono anche semi-realistici. Perché alla fine una camera da metterti in testa. $60. Vabbè che c'è il visore notturno che va da Dio, quindi probabilmente ne costerebbe 6.000. Vabbè. Dipende da quante persone votano. Essenzialmente Luria ha vinto quel che ha scommesso, più quello che hanno votato gli altri. Ah, ok. Quindi praticamente smezza tipo quelli che perdono e li dà a quelli che vincono. Tipo, ciao Monto. Come si bulla Monto da quando ha inculato il Prime a sua sorella. E se non arriva Bossari ti fa un'uscita alla Walter White fuori dal mio territorio. Ma perché? Si è fottato che la Nappi non sia più live. Ha finito la live di stasera. Stiamo comunque parlando di Twitch, vero? Fotocamere che fanno solo 5 foto, $40. Ma perché c'hanno l'SD piccola. Poi basta cambiarci l'SD. Molto, ieri notte il negozio era aperto, ho visto una guardia privata fuori.
T'ha risposto su Discord, l'ho dato prima io. Ho detto che non c'era la luce, non c'avevano, erano senza allarme. Oh, in che strada? Sì, non credo che sia una... magari è una di quelle fotocamere, sai, quando... Adesso non so quanti anni avete, no, in realtà lo so perché c'è scritto 94 davanti al nome. Forse sei troppo giovane, sì, sicuramente, perché anch'io l'ho usato poco. All'epoca al mare c'erano quelle che facevi tipo 10 foto, te le facevi stampare e poi la buttavi via. Quelle tipo usa e getta da spiaggia. Forse una di quelle lì. Ho puntato 640p. Chi c'ha i soldi? Non ho 18 anni, ma da piccolo avevo quelle fotocamere. Cavolo, ancora. E io l'ho usato veramente pochissimo. No, ce l'ho viste veramente poco. Ma a parte che ci stai scammando, sei 18 anni. Non sei del 94. C'è la fregatura. Ah no, 94, sono stupido. No, lascia perdere. No, aspetta, 94. Non sono stupido. Ci stai scammando. Nulla come sembra. Quindi muori che mi faccio una fracca di pinte. Dipende quanto avete da offrire. Dipende che offerte arrivano. Allora. Fotocamera. Lighter. Candle. Portiamo per bellezza. UV. C'è già di base, no? UV niente. Crocifisso. Videocamera. Spirit box. Sale. Matchstick. Treppiedi. Torcia. Questo. Speriamo di aver preso tutto. Non sono del tutto sicuro. Facciamo una mappa grande o sempre... No, prigione no. No, scuola no, diventa rottura di palle. Ah, c'è la roadhouse, l'unica... di una dimensione umana. Ready up. Ho puntato tutto, non perdere. infatti ci sono un botto di punti adesso in... palio. 1200 contro 174. No, aspetta, i 1200 cosa sono? Perché non vedo... Ah ok, 1200 sono... fatto casino. Cosa vuol dire get started? Niente, cioè... ah ok. Ok, intanto adesso. Però poco alla volta sto imparando come funziona sta roba. Videocamera. Poi, torcia, EMF, vabbè, tanto l'altro oggetto che portiamo dietro non serve a niente, quindi facciamo così. Intanto mogliamo tutto dentro. Capture, allora, foto, un evento, fantasma. Cosa cazzo vuol dire? Fai spegnere una candela al fantasma. Che tra l'altro mi sono portato dietro a casa, a caso, dicendo... portiamoci una candela porta fortuna. Oddio. 11 agosto e forse lo passo a Bologna per l'esame. Io non ho ancora capito se il 6 vieni qua oppure no, Ross. Tra l'altro se vieni... festeggi qua. Non mi ricordo dov'è il generatore, onestamente, in garage. Tanto sempre in garage o in cantina. Eccolo là. 1700 punti premi per chi vota la vita. Ehi, così? Bomba. Vabbè che tra l'altro non abbiamo ben dettato le regole. Cioè devo stare qua fin quando non faccio tutte le missioni. O basta scoprire che fantasma è. Perché quello cambia. Non è che sono abbastanza fattibili le missioni di sto giro. Tranne quella della candela che non ho assolutamente idea di che cazzo sia. Ma... ah, ma la luce fuori questa. Che inculata. Se riesco vengo, ma se vengo a fine luglio non ho soldi per venire ad agosto. Ok. Per 3 giorni se ne sono andati circa 250 euro. Immagino. Immagino.
Cosa portiamo dentro? Sicuramente la videocamera. Sicuramente, ma in realtà abbiamo più o meno scoperto che là, quindi possiamo portare dentro il libro da mettere là. Fatti ospitare nel dungeon di Salo, oddio. Pericoloso, eh? Salve, saluto con una barzelletta. Dopo mesi ho cane, ho una penna. Di chi è la penna? Ti risponde Monto? Secondo me lo sa di chi è la penna, Monto. E dire che l'esame orale danno 5 minuti a candidato. Cioè, devi venire qua a Bologna, farti il tutto per 5 minuti di... vedi che lo sapevo molto, ne ero abbastanza sicuro che lo sapesse. tra l'altro ci abbiamo anche Yokane, è vero, qua in chat. Non ha senso, no, mica tanto. Cioè, ma poi per la gente che viene lontano, veramente non avete... Dai, sto uscendo col libro perché stavo parlando. Sono distratto. Cioè, non c'è un... qualche incentivo per chi viene da lontano, non lo so. Mi sembra comunque che stia succedendo niente, dopo il primo beep iniziale. Vabbè. Ho sentito qualcosa che cadeva, però, quindi mi sa che effettivamente qua non vale distrarlo, che poi crepa. Esatto, sta facendo di tutto per distrarmi. Adesso mi manda anche una foto delle tette su Discord. Oddio, muoio in real life fra un po'. Oddio, e poi il bello è che non sappiamo a che ora entreremo. Staremo lì davanti dalle 9 alle 18 di sera. No, vabbè, è una roba assurda. Oh, sei agitato, vecchio? Ma che stai buonino, eh? Invece, stavo dicendo niente con Storm questa volta. Sempre. Cos'è? Tipo la quarta partita, vengo qua. Appena dopo aver messo la videocamera saltano fuori le Ghost Orb. Quindi Spirit Box e... ci manca questa sicuramente, le missioni non mi ricordo più. Ah, foto, evento e candela. Ah, la candela. Dopo dobbiamo andare a pensare la candela. Che poi scoprire come cazzo funziona. Il fa dello spegnere. Ti mando le foto dei piedini, muori dai, please. Tre frasi che prese fuori contesto sono molto interessanti. Ah, è vero che adesso c'è Marcello che si è intrippato con Dragonlance. Com'è poi? È finito? Mi ha battuto pure su Fortnite. The fuck? È fantasy, fantasy is life, fantasy is love. Un po' come Shrek. Dove cazzo le puoi mettere le impronte qua dentro questo? Continuo a sentire dei passi che non sono miei. Perché comunque, cioè, le impronte le lasciano sulle porte, sugli interruttori e sulle finestre. Mi sembra che sia molto oltre questa porta. Vabbè, mogliamo tutto lì dentro. Non funzionerà, si sta mandando una foto dell'episodio, continuo, ma non si distrae. Ah, è che dall'anteprima non si vede. Ho provato anche a zoomare un pochino. Però si vede che devo mettere sul PC che c'è il monitor grosso, è per quello che non capivo cos'era. Foto compromettenti di Lemmy ce l'ho anch'io. Cosa credi? Detto il primo, adesso sono al 3 di Sapkowski, The Witcher. Merda, si è messo un po' a leggere. Come funzionano le candele? Cioè posso... aspetta. Ok. Funziona così. Poi rimane accesa, perfetto. Quindi l'accendino non mi serve. Possiamo prendere la foto, perché fare la foto al fantasma sarebbe abbastanza utile. Quindi andiamo a mettere la...
la candelina. Doveva essere gatto qua. Ah, tutte e due ci sono qua, sono arrivati tutte e due. Dopo, quando c'è un attimo di pausa, gli do anche la loro webcam. E... sì? Sì? Toh. No, ma che bella. Meglio di così. Baldo, c'è il culo grosso, lo so che è piccola quella scatola, però... Non sta succedendo niente comunque, siamo sempre qua. Ogni tanto sento un passo. Andiamo a prendere altro libro. Non è che c'è molto da fare. Beh, comunque l'incenso è stato OP il game prima. Ha funzionato a buco, si è proprio girata la tizia ed è iniziato a correre. Figa comunque. Pizza un altro libro, 72. Non ho ancora assistito ad un evento né niente. Siamo sicuri che sia lì? Sì, perché c'era Lego Store, quindi è lì per forza. Sì, la candela sulla macchina OP. È la prima volta che ce la metto. Anche perché prima di sta missione non servivano un cazzo le candele, quindi... perché per dire adesso ho sentito un rumore da un'altra parte. Rimaniamo comunque col fatto che le Ghost Orb sono lì dentro, quindi dovrebbe essere la prova inconfutabile che il fantasma è qua dentro, no? Correggetemi se sbaglio, ma dovrebbe essere così. Il fratello mi ha denominato Chiavicozzosauro. Chiavica sta per schifezza in napoletano. Sì, credo che sia una delle... Oh, guarda. Ah, ma ste boccette qua le ha buttate lui, lol. Credo... Ciao. Ti piaceva la foto? Ti è dato fastidio che ti ho fatto la foto alle boccette che hai buttato per terra? Ehi, grandissima. Tra l'altro non ho mai fatto le foto alle impronte. E nessuno di voi me l'ha ricordato. Siete proprio fuori allenamento. Sì, ok, credo che chiavica sia una delle poche parole che è diventata comune in tutta Italia. Una delle poche parole napoletane che è diventata comune in tutta Italia. Chi dice che lei è grasso si sbaglia, semplicemente quello grosso. No, no, non è mica lui. È Baldo che è cicciotto. Ma poi neanche lui, l'unica cicciona è Zelda. Baldo è grosso. È proprio grosso. Ah, ha spento la candela. Mi sono anche accorto, figata. Devo solo fare una foto al fantasma adesso. Abbiamo scoperto chi è, no? Perché abbiamo il libro. Lemmy è magrissimo, cazzo, Lemmy li senti le costre. Freezing te. No, cosa che manca? Spirit box, fingerprint, eccolo qua. Quindi è un Antu. Non ho neanche letto la descrizione dei tizi nuovi. Guarda le foto da 3 stelle, che professionista. Tools, smudging. Vabbè. Yokai. A yokai è un tipo di fantasma comune che è attratto dalla voce degli umani. È spesso trovato che caccia le famiglie. Le case delle famiglie. Ok. Ah, pensa, parlare vicino a uno yokai lo fa incazzare e lo fa attaccare. Mentre caccia, lo yokai può sentire solo le voci vicino a lui. Ma pensa. Antu è un fantasma raro che può essere trovato nei climi caldi. E sono risaputo che attaccano quando c'è freddo. Ok. Forza, allora, le temperature basse e lo fanno muovere più velocemente. Dove c'è caldo invece cammina più lentamente. Quindi se tipo accendi le candele va pianissimo. Scaldano le candele secondo voi in sto gioco? Sarebbe una figata però. Andiamo a scacciare Satana con il crocifisso.
io purtroppo non so leggere, mi spiace. Mi direi volentieri la conversazione, ma non so leggere. Avete quasi rotto il cazzo. Ve lo dico così, è in simpatia. Nulla di personale. Dovresti far vedere. Antu. Mio caro o cara Antu. No, non posso riaccendere la candela, non ho l'accendino. Chi siete stati? Monte la rossa. Bastardi. Quindi questo? Ah, era quello della voce, tipo, che... prova. Non mi va il microfono, diciamo che... Ovvio dici che abbiamo rotto il cazzo quando mando qualcosa io. No, onestamente credo fosse cavo. Smetti di buttare per te la roba. Onestamente credo fosse stato cavo. Mi disp. Non sei stato tu, scusa. Ma non posso fare cose di bere. Oh, intanto butto la tisana, mi sto pisciando addosso. Non ho troppo bisogno di bere stasera. E tra l'altro, cioè, se questa attacca e il crocifisso non funziona, io lo prendo in culo. E ci lascio le penne. Andiamo a prendere. Ah, però come faccio? Dovrei tipo buttare via la torcia. Ops. Non lo so. Come faccio a prendere l'incenso? Perché non posso accenderlo. Dovrei tipo buttare dentro la telecamera. Come cazzo si chiama? Fotocamera. Ho due figli, ho puntato tutto su. Bravo, mi piace questa mentalità. La vedo male. Sì, sono un po'. Sono un po' la merda. E come faccio? Ah, gli ho messi tutti e due crocifissi, ok. Perché ho buttato via la torcia. Buttare via la torcia è veramente hardcore come cosa. Allora, possiamo lasciare le luci accese. Guarda, c'è una tattica invincibile. Noi buttiamo la torcia qua, così la vedo. Così. Non vedo più la... Ok, qua. Poi mi accendo questo. Poi faccio così. Se va tutto in merda... Aspetta, dov'era la luce qua che non mi ricordo? Qua. No, qua, sì. Se va tutto in merda, scappo. Se tipo... Cazzo. Ok. Se tipo attacca, cioè spona, qua da va... Puttana. Stavo già panicando. Io cambio, ho fatto lo schemino mentale su cosa fare. Ha fatto finta di attaccare, stavo già scappando nel panico. Sì, ho cagato. Sto giro ho cagato. Però ti devi far vedere, perché sennò tutto ciò non funziona. Ma dicevo, faccio la foto. Se invece attacca che sono nel panico, switcho, accendo, tiro sulla torcia, corro. Mi sembra un piano geniale. Ma è rotto il cazzo. Ah, va via. Ma non serve un cazzo. Non ho preso la torcia. Sono morto. Non vedo un cazzo. Non vedo un cazzo. Qua c'è una stanza, sì. Però sono attaccato ai muri perché così mi accende la luce, quella che in realtà non c'è, cioè non è luce, non si sa perché, ma quando sei vicino al muro ci vedi. Via, via,
Via, via. Perché ho provato a buttare per terra la fotocamera, però si vede che dopo che fai la foto c'è tipo un periodo in cui è locata e non sono riuscito a buttarla per terra, quindi non sono riuscito a prendere sulla torcia. No, non ho fatto la foto, non l'ha presa. E ho capito, era lì però. Stava sfarfallando. Cioè che cazzo ne so io quando compare. Cioè era lì che sfarfallavi, ci ho fatto la foto, scusa. Mi sembra un po' una bastardata. Io comunque lo prenderei comunque come un ottimo tentativo. E che così si può uscire. Giusto? Mi sembra comunque che sia andata bene. Comunque lo stavo leggendo. Ciao gatto, buonanotte. Ero un attimo impegnato. Ci vediamo alla prossima. E fatti uccidere da fantasma? No. Gradire di no. Esatto, mi immagino Marcello con i bimbi, tipo col piatto vuoto davanti, che se non riesco a uscire vivo non possono mangiare. presento Tom Cruise nel film sugli alieni, esatto. Vabbè, comunque no, direi che sia un ottimo tentativo, sia andata bene. Le prove non mi ricordo, ma spero che siano quelle giuste. La nostra sanità al 33 va benissimo. E ci arriviamo dai coglioni. Perché non posso buttare giù? Vabbè. Comunque il piano era perfetto. Se solo fosse riuscito a buttare giù la... Ah no, perché avevo lo smash stick in mano. Ecco perché avevo lo smash stick in mano e quindi non sono riuscito a... a prendere su il coso. Perché volevo fare una foto, buttare, prendere la torcia e poi accendere. Però è arrivata troppo vicina, quindi ho switchato e acceso. Ok, ok, ok. Ciao poveri. Ah, dice quanto cazzo è arrivato. 1009 a Kronos. E altri due. Ah, ok, quindi ve li siete smezzati. Sì, di te. Ma è figa sta cosa in realtà. Però non mi... Ah, ok, bastava cliccare. Cioè, devo cliccare prima in alto e poi in basso. Se ciao. A parte che non mi dici che ha vinto. 1008 vanno a Kronos e altri due. A random. Vabbè. Tu hai preso 250? Madonna, però gli altri dove sono andati? Vabbè, non lo so. Un sistema ancora a me sconosciuto. Non lo vedo manco io. Sì, sono un po'... robanando. Io ho preso 838. Madonna, quanti cazzi ce ne avevi messi, scusa. E tu 3,30. Cioè, alla fine sei quello che ne ha presi meno, scusa. Che cazzo? Quanti ce ne avevi messi, Marcello? Dice 806. Tu hai smesso di seguirmi. Cazzo, sapevo prima che bastava così poco, Ross? Facevamo prima, tiravamo fuori prima sta roba degli... dei... come si chiamano sti cosi? Delle prediction. Autoplay, ma cosa vuol dire autoplay? Basta che clicchi. È proprio strano Twitch comunque. Però vedi, tutte queste cose che alla fine sono carine, sono fatte bene per streamer, cioè sia per streamer che per chi guarda, e il problema è che sono implementate male. Cioè se facessero un sistema migliore, secondo me magari dove ti salta fuori sullo schermo, che puoi attivare, disattivare, non so, cioè c'è un po' di roba che... Ah, avevi smesso veramente di seguirmi. Non si vede, non lo vedo. Però ti sono arrivati dei punti, Ross. Perché quando rifai il follow ti arrivano dei punti. Però funziona solo una volta ogni tot. Non puoi ovviamente spammarlo. Vabbè, allora direi basta per Fasmo, sicuro. In realtà direi basta in generale, così fa poco da letto. Faccio giusto una prova, guarda. Tanto cambio un attimo che cambio gioco. Faccio giusto una prova su Tarkov per vedere come va, a vedere se hanno migliorato qualcosa ultimamente oppure no. Perché l'ultima volta che lo streamavo andava una merda. E quindi proviamo al volo, giusto così per
per curiosità. Finito. Ah, mi ha mandato la foto della sedia. Speravo in una dick pic, però vabbè. Mi accontento anche della sedia. Vabbè, figa, dai. Sto. L'unica cosa che non mi piace è che c'hai i braccioli fissi. Già da che sono abituato ad avere questi qua mobili, non so come farei senza. Troppo comodi. Per quando tipo mi sdraio, così sono super comodi. Avrei preferito rossa? No, rossa è troppo. È troppo tamarra. È vero che Piero c'è l'animo tamarro, però. Blu è un po' più di classe, dai. Mettiamola così. È in berserk oggi, Piero. Non si tiene. Non si tiene. Arrivato Tarco? Vedete? No. Ah, oh, lo vedo neanch'io. Ok, è arrivato. Guarda le doubt. Infatti oggi sono arrivato e ho detto, boh, vabbè, già che loggo, perché ho loggato per registrare due robe per il video, mi servivano due screen e due robe. Ho detto, dai, recuperiamo anche i bitcoin. Ho detto, che cazzo, non ce n'ho neanche uno. Erano tipo, boh, due giorni che non li tiravo su. Sono andato a vedere. Ho detto, ma che cazzo. Ed avevo segnato, sì, tipo 45 rotte ora, una roba del genere. Madonna, ma che cazzo è successo? Non l'ho fatto ancora. Poi invece sono andato a vedere e avevano... Ha messo sta cosa, adesso ci vogliono tipo 90 ore, una roba così. Però sto continuando a far andare qua di scav a caso. Così i prossimi wipe sono più contenti che gli ho fatto fare del lavoro. Vabbè, aspetta, cambio giusto la categoria. Tanto faccio proprio un raid per vedere se mi va bene oppure nel gioco. Sono curioso di vedere se hanno migliorato qualcosa. Anche se effettivamente adesso che esce wipe, patch e cazzi vari, da un po' da riguardare tutto. Tra l'altro mi serviva presto questa. Io c'ho ancora una quest qua che non ho mai fatto. Ah, mi serve la HF1M. Che cazzo è? Vabbè. E andiamo da scava al volo da qualche parte. Servirebbe... Ciao Bloom, grazie mille. Grazie mille per i bit. Servirebbe una mappa. Allora, una che solitamente va abbastanza male. No, reserve, di qua non ci si può andare adesso. Proviamo andare a reserve. Merda. Vabbè, proviamo, dai. Sarà impossibile, proviamo. Potrei provare anche offline, giusto per fare una prova. Il problema è che offline va male. Perché praticamente il tuo PC gestisce anche gli scav. E quindi fare le prove offline non ha senso perché... Va sempre e comunque una merda. Appena spawnano gli scav perdi tipo 50 fps. Perché c'è il tuo PC che deve gestire anche quelli. Ma li vedete voi i miei fps là in alto? Sì, renderizza anche quelli, ok. Voglio pronostici anche qui, tanto muore sicuro. Sì, vabbè, questa sì, questa di sicuro sono dentro da scava a caso. No, ma guarda, te l'ho detto, faccio sta prova solo per vedere se è migliorato un po' la situazione. Perché ultimamente non stavo streamando Tarkov perché mi va male. Non c'era un cazzo da fare. Ogni volta che giocavo a Tarkov in live mi andava male. Ho provato a modificare un paio di cose. E... guardiamo. Giusto così per provare. Anche perché è prossimo, cioè adesso che inizia il wipe, che si rinizia da capo. Mi piacerebbe tornare a streamare Tarkov, quindi... Anche perché non c'è nient'altro, cioè... Non ho letteralmente niente da fare.
Anche se a breve tornerà il momento in cui bisogna giocare a LOL. Almeno i 10 game di placement devo farli, perché sennò non mi danno la skin. Ed è da tipo settembre che non lo apro. Quindi sarà molto molto interessante. Allora, mi avevo più messo la vostra webcam, c'è ragione. Comunque ci sono tutte e due, vedi? È arrivato anche Baldo. Oppa, l'ho sentito LOL. Ma guarda, tra l'altro adesso col fatto che fai un game e poi ti danno già il la divisione, cioè ti piazzano, forse basta anche quello. Cioè, se io faccio un game e mi mettono sopra il gold, che io lo spero perché sennò veramente mi girano i maroni, no? E se basta quello, io faccio un game e sono a posto. Ho già dato per LOL. Ma Scam, allora diciamo che l'ultima patch, ma non va malissimo. Gli FPS vanno bene, è il refresh del monitor che ha dei problemi, che voi non vedete, però io sì. Cioè, il refresh del mio monitor che quando gioca a Tarkov ha qualcosa che non va. Che palle, una roba super fastidiosa. Scam, allora, l'ultima patch è stata abbastanza una delusione. Cioè, mi aspettavo molte più cose e invece è stata una mezza inculata, quindi sì, sono rimasto male. No, c'è sto problema del refresh. Che palle. Solo che voi non lo vedete, ma io c'ho il refresh del monitor che è tipo a 40 Hz, una roba che è indecente. Non capisco il perché. E me lo fa solo quando sono live. Devo provare a cambiare i settaggi di OBS un'altra volta. Va bene, poi ci guarderò con calma per i fatti miei. Adesso andiamo a cercare Killa. Andiamo a morire Killa. E dicevo che sì, Scam ci abbiamo un po' rigiocato, però c'era quel problema lì. È stato un po' una mezza delusione sta patch. Aspetta che spesso i boss sono di qua. Ok, però se io ho il volume così alto vuol dire che voi sta esplodendo tutto, tipo. O no? Facciamo così. Hanno fatto vedere le prime foto comunque della nuova interfaccia del giocatore. La nuova UI. E c'è della roba figa. Tra l'altro vogliono reworkare completamente le macchine. Credo sia una cosa molto molto lontana. Perché tra l'altro, secondo me è una delle poche cose che vanno bene le macchine su Scam. Oh, c'è da dire che effettivamente Reserve al momento è un casino, perché ci sono tipo 5 boss, più 200 guardie, più i player, più gli scav, cioè... Tra l'altro non so neanche quali boss mi sparano a vista oppure no. Si stanno divertendo però là dentro. Allora, Killa, immagino che mi spari a vista. Reshala probabilmente sì, perché l'hanno aggrato. Grukal probabilmente sì, perché l'hanno aggrato. Sanitar no, perché è l'unico che in teoria non spara a vista di Scav. In teoria non gli spara mai a vista di Scav. E poi c'è... chi è che manca? Sturmi, che anche lui immagino di sì. Quindi sì, andiamo a morire. Non capisco che sono qua dai treni. Sono più di 2 anni che è in early. Sì. Molto più di 2 anni. No, aspetta, quando è uscito? 2018? No, alla fine sì, 2-3 anni. Ma che... cioè, non è neanche un grosso problema il fatto che sia in early, perché per dire anche Tarkov è in early. Però è un po' più completo come gioco. E anche lì, sai cosa? Non è neanche tanto quello. Non è il fatto che sia completo, no. È il fatto che hanno... passi? A parte che qua si sentono quelli al piano di sotto. Avevano promesso cose che non sono mai arrivate. Quello che... no, c'è qualcuno in giro. È quello che mi dà fastidio. Avevano promesso il sistema di metabolismo. Che se non lo facevano... cioè, se non lo promettevano...
se non ne parlavano e mettevano un sistema alla DayZ, dove devi solo mangiare e bere, avevano già risolto. Avevano risolto, avevano il gioco quasi finito. Invece hanno detto no, mettiamo gli zuccheri, i carboidrati, che adesso arriva più di ciò, però i carboidrati sono zuccheri, lo so. E devi mangiare le proteine, devi fare attività fisica, devi stare attento a questo, a quello, eccetera. Se tutta sta roba la tenevano per il futuro, per un'espansione, avevano già risolto, avevano il gioco quasi completo. Invece hanno voluto, ma non scappo di merda. E dov'era sta gente che sparava, quindi? Invece hanno voluto fare i fighi, no no, il gioco lo vogliamo fare così. E non ci sono riusciti a star dietro. Italiano a star dietro, non mi ricordo mai. Cioè non sono riusciti a... Sì, stare dietro l'italiano è essere dietro a fare qualcosa che non è italiano. Perché qua da noi si dice tipo sono dietro a giocare a Tarkov. Vuol dire che sto giocando a Tarkov. Dicevo, non sono riusciti a stare dietro le loro promesse e quindi la gente un po' si è rotta il cazzo. Secondo me il problema è stato quello. Perché a me piace un botto, cioè ci giocherei molto volentieri a Starcraft. E scusa, Scam. E ti dirò di più, non è neanche tanto quello il problema grosso. Non è quella che è la cosa che non mi ci fa giocare. Quello che non mi ci fa giocare è il cazzo di lag e the sync e il fatto che non si riesca a giocare, non si riesca a fare del PvP. Quello è il problema grosso per me. Quello proprio mi ferma dal giocare a Scam. È sopra, non capisco. Come survival? È il migliore, ma anche tante cose che non vanno. Sì, esatto. No, no, secondo me è sicuramente il migliore. Oddio, quanti sono? Ma sono un boss? Capisco, sono sopra di me o nel palazzo di fianco? Manovre sui neonati per le coliche. Consiglio, sto dormendo poco. Cosa è successo? Perché non credo rientri nelle competenze di Piero, no? Uno scavo di merda, c'è tutta l'occasione per uno scavo di merda. Però erano in due, prima ne sentivo due correre. Non è partito Piero? Si vede che... Ma sono super agitati gli scaf qua dentro. Quello poteva essere un player in effetti. A che minuto siamo? Ah, 19. No, beh, 19 potrebbe esserci ancora qualcuno in giro. Quando ero piccolo mi hanno risolto facendomi bere tisana al finocchio.
Questo è quello che hanno detto te. In realtà era rum. Al finocchio. Ma è quello che correva qua dentro. Sì, ma sono super agitati veramente. Ma che roba. Prima le scommesse mi hanno fottuto le pinte. Piero non risponde. Adesso non è partito il Piero. La vita è una merda. E c'hai non so chi con le coliche. Che cazzo? Lol. Cioè, questo era un player, quindi? Pensa te. Posso mettermi una maschera senza niente? Beh, due cure e porto dietro, succede qualcosa, ce l'ho, dai. Mettiamola così. Ah, no, te la fa questo. Questo è lo scavo di prima. Che però io ho ammazzato un suo amico. Quindi c'è il rischio che mi spari. Vabbè. Andiamo via, va. Andiamo a vedere sotto. Ok, non è incazzato. Lagga solo un pochino. Che cazzo saluti che non c'è nessuno. Imbecille. Vabbè, andiamo, boh, non lo so. Noi andiamo adesso, c'è del macello. Ton 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 ton. Gaga easy. Gaga easy. Gaga easy. Non c'è niente, non ci sono cadaveri, non c'è un cazzo. Andiamo a vedere sotto? Che cazzo ne so. Come può essere tutta la gente? Hanno aperto anche la marca di tutto. Sì, io se riesco a novembre faccio il corso, addirittura, figo. Ma quanto è professionale questo osteopata? Si vede molto qua sotto. Perché non ci vedo un cazzo? Beh, se è una roba di nicchia, tra l'altro fa super comodo alla fine saperlo fare. Ci sta. Vabbè, non lo so. C'è nessuno. Deserta sta mappa. Dovrebbe esserci va 5 boss. Cazzo di niente invece. È arrivato il treno. Andiamo a vedere il treno. Già tre pediatri che aspettano la mia abilitazione. Madonna. Tanta roba quindi. Ma che arma è? Ah, la SKS. Non lo riconoscevo. Ah, ti fai comodo, sì.
Infatti lo fanno in pochi e dovrei arrivare a Bologna. Ah, dici per trovare un pediatra che lo fa. Ma non ci sono. Ma non ci sono altre soluzioni? Non ci sono altri rimedi? Quindi sarei pronto per l'arrivo del bimbo di... Esatto. Vabbè, vale, comunque non mi sembra il caso di essere ingrato. Cioè, Piero si prepara per voi. E tu non lo ringrazi neanche, cioè, boh. Mi sembra un po' un atteggiamento scortese da parte tua. No, sai che com'è, non attacca, cavolo. Vabbè. Ho fatto cose più interessanti. Tanto sono riuscito a prendere l'unica mappa che effettivamente non dovevo fare per quel problema di boss. Cioè, nel senso, il problema è che al momento la geek è già un po' per i fatti suoi. Quindi usarla come test per vedere se va bene non è stata proprio una delle mosse più intelligenti che abbia mai fatto. Ma è andato via il treno? No, serio? Ma che cazzo, mi era già arrivato? Mi era sembrato di sentire una sirena sola. Invece era quella che... Era quella che avvisava la partenza. Ben inculato. Sono arrivati i rider, tipo? No. Ma che cazzo, ma che inculata. Ah, niente, adesso ne ho destinato qualcuno, poi mi ammazzo. Sì, arma le tre, è andato via. Ciao! Ciao, Armored Train. E questi colpi dove erano? Saranno stati là dentro? O erano qua sotto? Wow. Ma... Con due mani o con due pugni? Perché conoscendo Petra... Ho sentito qualcuno qua dentro, ma chissà che cazzo era. Ma che cazzo? Scav quello. Boh. Niente, sono tutti scav, non c'è più nessuno. Ma un cadavere, cioè, non c'è un cazzo di niente proprio. Vabbè, amen. Veramente, cioè l'ho preso e non è morto, vabbè. No, no. Sei incastrato, non vado più.
No, di quando si passa. Cazzo di fatica. Madonna. Un berretto che non conosco. Cap. Va bene. Io non avevo mai visto quel berretto di merda lì. Una pistola dura. Eh sì, ho preso un po' di colpi in effetti. E non sono bastati. Che poi tra l'altro c'è solo... tipo solo perdendo tempo, perché non serve a niente al momento. Se è piantata l'arma non va più. Non spara... no... si è piantata l'arma, non riesco più a fare niente. Ok, si è spiantata. Bel gioco, bel gioco. Scusa? Cioè non ci... ste cuffie non ci vanno? Ma veramente? Cioè ste cuffie vanno con tipo gli Axfil e quella roba lì? E non vanno con l'elmetto col pisellone? Pensate che roba. Assurdo. Veramente assurdo. Ma che caricatore usa sto coso? Della Glock. Non penso. Parco. Che arma? Quella nuova. Ma l'STM è nuovo. Cioè nuovo, vabbè, ormai non è più nuovo, però sì, per me è ancora nuovo. Non ho praticamente giocato dopo che è uscito. E c'è da tipo 3 mesi. E non mi ricordo dove si esce da Scav, credo qua davanti. Perché non mi ricordo. Ah no, aspetta, forse anche qua in fondo può essere. Magari ci guardiamo. Aia. All in defense. Aspetta, questo o quella dall'altra parte? Cazzo, non mi ricordo. Ah no, è dall'altra parte, vero? Qua... aspetta, forse qua? Boh, non mi ricordo. Il 9mm di buffo, sì, esatto, no, qua non c'è. Allora, dovrebbe esserci quella dai tubi qua. Cazzo, non ci vengo mai da scavare, serve. Dovrebbe esserci quella dai tubi. Quando cammino mi chiamano il tripode. Il trippone ti chiamano. Non è qua? No, non mi ricordo onestamente dove sono uscito. No, forse non è neanche qua. Boh, basti cazzo. Sono accorto che l'uscita da scavi in realtà le conosco su pochissime mappe. Non andandoci mai. Ah, ma c'era comunque la sewer, che però ci posso andare senza zaino, come non detto. All in defense by the mountains. Ah, aspetta, aspetta, quella qua in fondo? Può essere quella qua dritta? Andiamo a vedere se qua. Eating pipe è quella dei tubi a bordo mappa, lato opposto del prima. Ok, ho qualche ricordo, ma non ho presente quale sia. Ah, ok, erano due frasi diverse. Lato opposto per il primo, all in defense. All in defense, sì, esatto, è quella qua. Sì, perché mi ricordavo tipo a fine mappa da una parte, però era di qua. Giusto? Non è qua in fondo? Vabbè, se non è qua... addio scav. Dai, questo mi sembra un all in defense. No, eh. No, allora non lo so, non ho idea. Provato, all in defense. Ah, questo è un all in defense, ottimo. Va bene. Un'altra avventura portata a termine. Un'avventura con molto poco senso. Però vabbè. Tra l'altro se questa... se la scavata fosse stata inizio ride, non è neanche scomoda. Mi sono preso una paracord.
Suona anche se smollare la roba, buttarla via. Vabbè. Voglio vedere se quelle cuffie sono quelle che uso, perché mi sono messo a usare quelle nuove. Ciao, ciao Marcello, buonanotte. Mi sono messo a usare le cuffie nuove, mi piacciono un sacco. Nuove, vuoi sempre dire che sono fuori da 3 mesi, però sì, per intenderci. Quelle lì, ecco. Che sono? Queste qua, vedi, le AB32. Che con l'Axfil ci vanno. Quindi in realtà, boh. Strano. Perché c'è sto mirino di merda qua sopra? Cioè che non è di merda, piace a tutti, a me io non lo sopporto però. C'è niente da fare. Il Valdi non lo sopporto. Vabbè, facciamo le cose seriamente. Non si sa mai che effettivamente non ci sia il wipe. Un po' mi romperebbe il cazzo. Se poi mi caricassi anche la roba, gioco, mi faresti un piacere. Non costa più un cazzo neanche sti cosi, vabbè. Oh, ce l'ho ancora il mio. Il Mosin carino. Lo ricordate? Forse l'ho venduto. No, l'ho venduto. No. mi sa che l'ho venduto. Però forse è preset. Sì, sicuro, dai. Ehi, l'avevo venduto perché avevo salvato i preset. Non ho mai provato a farci una kill con sto coso. Avrei una mezza idea. Avrei una mezza idea. Sì, ma come si fa a risolvere questo problema che non ho mai capito? Perché riavviare il gioco non ci voglio. Riavviare non è che abbia troppa voglia. Posso comunque vendere anche se sono 230k sto coso. È diventato in meta. Merda. 30 è entrato in meta. Unload, unload. No, ma sta roba si può vendere tutta merda. Ma che bella tutta la roba che gira, non è neanche tanto fastidiosa. Si capisce un cazzo di cosa c'ho. Ciao, ciao, sì, ma adesso sto con chi? Finivo sta roba qua. Al volo e stacco anche io. Vendo su due cose, vado quant'è che non aprivo e non facevo cose. Ciao Double B. Comunque sì, l'economia del gioco non è stata neanche sminchiata. Sto gioco sono 3 mesi che non gioco, sono a 96 milioni senza far niente. Mi sembra comunque che abbia avuto senso questo wipe. Merda. Che roba. Poi mi fa ridere perché dopo che hanno nerfato i Bitcoin dentro il gioco, dentro a Tarkov, gli hanno abbassato il prezzo. Anche quelli nella realtà si sono dimezzati. Quindi adesso non so quanto costi un bitcoin, ma veramente poco. Cos'è sta roba? Scav backpack. C'è da roba dentro? Cose che non sapevo mai cosa sono. Va bene, comunque stacco anch'io. Sto con chi? Ci vediamo prossimamente. Oh cazzo, quando? C'ho sempre il problema che adesso che hanno aperto le gabbie siamo impegnati. Cerco di avvisare, dai, come sempre su Discord appena.
appena trovo un giorno in cui riesco a venire live. E quindi niente, ci vediamo prossimamente. Grazie compagnia, grazie a chi ha lasciato i beat, a chi ha fatto il follow eccetera. Buonanotte per i bravi, ci sentiamo su Discord, perché ciao gente, buonanotte.